Cosa sta Oddio, succedendo? Oddio, un altro qua? Napoletano. Buonasera, Pasquale. Ce l'hai con noi? Scusa, sei razzista? No. È che lui mi fanno paura le persone ultimamente. Quello è il nostro interior designer. Ah. Io ho aperto questa pizzeria. Okay? Bella, pizzeria non male con la terra. Mm-hmm, sì, mi piace. Quanto lo paghi sto tizio? Per ora 10 diamanti. E sta merda. Hai visto che bello il bancone? Sì, ci puoi mangiare sopra. Aspetta, che pulisco un attimo. Voilà. È sicuramente più pulito delle vele. Ah, il soffitto, signor Dato. Un po' tipo le stalactiti, le cose per renderla comunque una caverna. No. Tanto okay. le fornisco io il materiale sopra. Va bene, lei mi farà poi due casse da tenere qua, io poi sì, faccio. Sì. Diciamo, perché non chiamiamo pizza Vesuvio? Teniamo già l'insegna, quella con la faccia del presidente. Bastante c'è una pizza di fianco, guarda lì che bello. Signore, io purtroppo devo scappare. Buona giornata. Arrivederci. Che poi vieni qua. Era di qua. Un passaggio segreto? Sì, guarda dove siamo. È molto interessante questa cosa. Le sigarette le voglio gratis. Abbiamo tutti gratta e vinci. Non vedo l'ora che apra anche la tabaccheria. Non entra, ma c'è no? qua dentro in sti buchi? Niente, ci volevo fare un acquario. Ma una facciamoci pizzeria. Gli slot di vendita dell'emporio. Come e per acquistare devono obbligatoriamente consumare la pizza. Sì. La pizza costa 10 di ferro. Esatto, cioè esempio, una roba del genere. Quindi buchiamo tutto qua e facciamo la roba dentro. Esatto. Perché oddio. Qua vedi, questa è la cosa. Ma che cazzo però, Buongiorno, signor Gianco. Colonnello non sa parlare oggi. Muto come un pesce. Come il pesce metteremo sulla sua pizza. Vuole la pizza al pesce. O la vuole con l'ananas. E un po' di maionese. Pinoli. Ananas, maionese e pinoli. Lardo e Nutella. Perfetto, questa si chiamerà la pizza colonnello. Mi sa che... Cosa sta succedendo? Oddio. Pensavo le fosse venuto un ictus, colonnello. Ci eravamo preoccupati. Eravamo lì. Devo fare dei parcheggi davanti alla pizzeria. Beh, se mai qualcuno avrà i veicoli, sì. Queste scale stanno arrivando alla strada, però. E chi ci ha pensato a questo? Non è stato fatto il design. Puoi fare una curva. Tanto devi arrivare in piazza al centro e qua. No, la piazza non la voglio fare. No, non devi fare la piazza, ma la strada arriverà qua, che è come se fosse la piazza. Oddio, ma Gianluca Vacchi. Buonasera. Mica mi ha riconosciuto. No, scappa. No, nascondi i filippini. Con le scalinate verranno abbattute. Ma così demoliamo le barriere architettoniche, capito? Dobbiamo fare l'ascensore per i meno abili. Vero, un ascensore che fa uno scalino. Bene, andiamo subito. Qua è un casino. Beh, ma tanto abbiamo spazio fuori, possiamo chiudere. Ecco qua, apri tutto. Oh, le. Io direi che così già è buono. Adesso tappiamo. Guarda che meraviglia. Qua si entra e qua c'è il nostro umilissimo emporio, dico bene. Oh, calma però, c'è il venditore di automezzi. Andiamo. Io la macchina, voglio la motorina, voglio tutto. Voglio un motorino. Signor Muso! Mi dica! Che nuova bella struttura che vedo qui. Ah, visto che roba? Noi signor ci appostiamo Muso, qua davanti come quelli che vogliono comprare l'iPhone per primi, uguale. Vedete questi leak incredibili, eh? Pampia di questa! Ma questo è il grande Piaggio fatto in legno massello. Beh, questo è assurdo, eh? Sì. Questo è un 600 di cilindrata che va che è una meraviglia. Questo fa 0,5 in 10 anni. Ti vieni qua, guarda qua. Guarda questo, guarda. Bam! Oddio, ma perché quello è così bello e dettagliato e Piaggio è in legno? Cioè, io non voglio dire, però non ho mai visto una moto in legno. Allora, ragazzi, io già vi avviso. Le cose saranno costose. Costose? Costose. L'olio per armature. È lubrificante, mettiamola così. Senta un poco, dottore, ma lei per caso necessità di altri libri magici tipo questo? Mm-hmm. Sì, mi andrebbero bene. Il fatto è che adesso devo appunto regolamentare la vendita, capito? Sì, ma io l'ho chiesto se lei ha delle necessità personali. Quanto richiedete voi? Vedremo un po' i mezzi e poi sceglieremo. Questo non glielo posso assicurare, signor Pasquale. Cosa? Non accetta andare... questo tipo di baratto? No, non ho detto questo. Prima devo andare a firmare i fogli e poi le saprò dire un po' di più, eh. Bene, lei vada a fare le commissioni. Comunque, noi torniamo subito. Ma c'è Gianco che vola! Hanno già iniziato a vendere i veicoli, non siamo stati i primi, purtroppo, vedi. Missione iPhone fallita. Andiamo a comprare anche noi. Ecco, ci siamo arrivati. Ma chi lo sta guidando l'elicottero? Nessuno. È partito da solo. Ma colonnello, dove è andato? Signor Muso, lo compriamo. Lo comprate? Oh, oddio. Si è schiantato. È esploso? Si è bucata la chiesa. Di chiesa. Ma si è aggiustata davanti ai miei occhi. Miracolo del dio lupo. Allora, stiamo dicendo... Ma... Io fa... Del resto, la riparazione della chiesa aveva un prezzo da pagare. Allora, cosa stiamo dicendo? Tra l'altro, cittadini, che chiunque volesse prendere un veicolo, non solo deve fare l'assicurazione, ma pure la patente. Ecco, siamo certo. Qui pronti. Voi volete subito acquistare un veicolo? Sì. Molto bene, allora per il signor Muso, per la concessionaria, potremmo recarci. Assolutamente. No, si lanciare contro la chiesa di nuovo. Ma basta. Si è fermato. Si è fermato. Signor Muso, ma io rivoglio i soldi. Oddio.
ma avete messo il freno a mano? Certo. No, che non l'hai messo, se no non vola da solo. Ha permesso l'elicottero in posizionamento. Questo è un veicolo militare. Voi, signori Scampia, che cosa comprerete? Abbiamo il trattore e pure c'è un bel piaggio fatto tutto in legno. Penso sia usa il genio. Quanto costeranno patente e assicurazione? Dipende dal veicolo che lei sta andando a patentare. Patente agraria e patente urbana. Lei quale vuole fare? Entrambe. Abbiamo l'agraria, può guidare il trattore e la trivella. Ok. Quella urbana può guidare la bici, la moto, la macchina. E poi c'è la patente speciale. E cosa guidi? Le carrozzine? No, c'è sì, perché è speciale. Perché devo comprare se non so cosa devo guidare? Per i veicoli speciali. Tipo? Tipo se voglio venire in carro armato a comprare la spesa, tipo carri armati, robot volante. Questa basta per coprire due patenti speciali? Direi che con questo lei copre le spese di una patente speciale per lei, una patente speciale per il signor Vincenzo. E l'assicurazione? C'è un costo ulteriore. L'assicurazione, sì. In caso tiene bisogno di altri libri. Facciamo che se lei tira fuori un libro stupido, non so, c'ha una filatezza. Quanto alta? La filatezza? Dipende quanto, cioè, quanto può essere alta. Fino al massimo, che vuol dire? Essere tutto. Allora possiamo fare che con quel libro le vostre assicurazioni saranno intoccabili fino a data server chiuso. Posso già pagare in anticipo, quindi siamo già a posto per dopo. Sì, posso già pagare in anticipo e possiamo fare già la documentazione. Ok. Perfetto. Facciamo subito il documento. Patente di guida per Vincenzo. Patente massima, assicurazione massima. Tutti i veicoli, assicurazione fino al 2070. Scritto, perfetto, sì. Tenete sempre questo documento. In più che altro siete sicuri, non volete fare il test urbano per i veicoli? Ci serve il veicolo. Ok. Stiamo andando a comprare. Eccoci! Prego! Vince, prova a salire qua sopra. Magari da due persone. Prendiamo allora questa. Allora, io, signor Muso, le posso dire che possiamo fare pagamento 100% cash. Altrimenti, se ha bisogno. Plus Sport 4K. Cosa cambia? La velocità. Oddio, vogliamo quella più veloce che tiene, signor Muso. Il prezzo normale, però, mi deve aggiungere un tremendo. Tremending per 16 diamanti, le assicuro che non mi sembrava assolutamente corretto. Sì, è vero. Possiamo fare comunque uno dentro, se dondolava. Se vuole posso farle 40 diamanti e 3 mending. Va bene, va bene. Nella ricevuta c'è scritto 64. Va bene, perfetto. Portiamo subito i 40 diamanti e tutto il resto. Venga, non so, dove nessuno può vedere. Aspetta, attenzione un attimissimo. Faccio così. Tu non hai idea, in magazzino me ne hanno dato una ancora più veloce di quell'altra. Porca troia. Chiama avanzata, guardi che roba. Prego. Ok, Vince, sali. Dovete mettere il casco però, signore. Ti ha detto colonnello? Che? Non sento che romba il motore. Sta rombando il motore. Non ho sentito. Che dice il colonnello? Che dice? Fa un po' fatica in salita, Sì, è impossibile da guidare. Questi ormai sono. Ma sta entrando nella caserma, fermi! Era solo una prova, su via! Ci insegue in macchina! Scappiamo dalla pula, scappiamo! Mi prende al legaccio, prendi al legaccio! Oddio! Non fate domande! Via, lascio qua! Via, sgaso! Men! Hai preso me! Vediamo se riesco a salire. Guarda che roba scala. È andata a piedi. Ci mette veramente meno tempo a piedi. Noi abbiamo finito la benzina comunque. Benzina 51 su 1000. Mamma mia, che plug-in incredibile. Colonne, c'è il ninja che le spara. C'è il ninja sul tetto. Ha quasi rotto la macchina. Devo fare un salto da qui. Oddio. Andiamo sotto. Fermati subito. Ma dov'è? Beh, un ninja. Ma c'è quasi spaccato la macchina. È là sopra. Dove là sopra? Da Dado. È un amico di Dado. Andiamolo a prendere. Dov'è andato? Non lo so. Fiatelo. Però sta il ninja. Dove finito? L'ho preso, mi aiuti. L'ha preso? Fuori, è steso. No. Oddio. Ma quanta roba aveva? Voi siete soggetti a due inflazioni invece. Tipo? Tipo sanzione per eccesso di velocità e guida spericolata. Non penso che sia un'inflazione. Però lei può mettere il cazzo. E poi avete guidato senza il casco. Non ti passa più il sangue al cervello perché è stretto. Cioè è pericoloso. Però l'eccesso di velocità e guida spericolata qui. Ma lei andava più veloce di noi. Fermo subito. Fermati immediatamente. E lui funzionato sulla scena del crimine. È casa mia. Che scena del crimine. Ma che ninja. I tenga puntato il fucile. Stranamente abbiamo abbattuto il ninja e adesso sei comparso tu. Abbattuto proprio in quel punto. Signori, io non so neanche chi sia il ninja. Colonne. Lasciatemi stare. Sì. Guardi qua. Cioè, aveva questo nell'inventario? Sì. Ma non è vero. Mamma mia, Dado. Non posso avere quell'arma. Sono della polizia. Ci faccio controllare il suo inventario. Va bene, controllate il mio inventario. Che vi devo dire? Però non c'è niente. Non c'è più. Normale. Appurato il signor Dado,
non è un ninja. Finalmente, basta darmi pugni. Ma cos'è questa confidenza con il colonnello? Non si permetta mai più. Dado non è ninja, fin qui siamo chiari. Mamma mia, cioè, ci siete arrivati in quattro. Beh, noi possiamo tornare a casa, siamo cittadini liberi, vero Vince? Andiamo via, sto, non paghiamo un cazzo di multa, noi altro che. Ah, possiamo finire di fare un po' l'import, tanto c'ho tutti gli item frame. Item frame. Allora, facciamo la vendita di lana, in scala con le tonalità, guardate. Che meraviglia. Che altro serve? Carota l'ho messa, canna da zucchero pure. Ammonnezza, ammonnezza, ammonnezza. Ok, wow. Questo è ciò che abbiamo. Possiamo vendere veramente la ammonnezza, potrebbe andare a ruba, perché comunque è un gran carburante. Cos'altro possiamo vendere? Allora, abbiamo carote. Oddio, è arrivato Gianco qua. Che succede, signori? Ho visto un'entità sospetta qui a scampiare, ho detto mi precipito subito. E chi era esattamente? Non so, una figura romboidale che stava girando. Mi faccio fare un controllino. Ma lo sapevo. È addirittura aumentata. Questa è opera del ninja. Però questa volta no, sono costretto a prendere da tutto. Colonnello, ci serve per campare quello. La diamo da mangiare ai nostri figli. Potrete trovare qualcos'altro da dare a mangiare ai vostri figli per un giorno. Beh, devo fare delle prove. Qui il ninja colpisce quando meno ve lo aspettate. Occhio che il ninja potrebbe riempirvi la caserma di polli come l'altra volta, eh. Queste qui sono tutte prove necessarie. No, qua non si può prendere nulla. Siamo molto vicini a scoprire la vera identità. Torniamo alla centrale. Prendiamo le uova. Ok, togliti l'armatura che diventiamo invisibili. Andiamo. Reparto prove. Cos'è il reparto prove? Vincenzo Pasquale. Ma perché non ci mette le prove? Scusa, cioè è da noi che le non ruba. Ci sono prove. Ma tipo le prove che viene a derubarci. Dove finiscono? Ok, io ho finito tutte le uova. Direi che possiamo anch'io, tornare. Anch'io. Possiamo andare via un minuto per scappare. E noi ovviamente a Bari Cittadini torneremo dal nostro emporio a finire di mettere tutto. Dico bene. Mettiamo gli slime, la lava e gli enchanti. Santo, si potrebbe vendere. Vabbè, intanto mettiamo in vendita sta roba qua. Allora, è così. Scrivi tu. Listino prezzi. Lana. Vogliamo fare un diamante a stack? Sì, ma come sì, abbiamo già fatto. Esatto, sì. Va bene, un diamante a stack. Carote, un diamante 4 stack. Uova, vai, un diamante 10 stack. Passamelo così do un'occhiata veloce. Lana, un diamante... Ma che buona cazzo è scritto? Ma come si fa? Ma non si capisce niente. Non c'è spazio in quel libro. Ma non devi mettere tutto in una singola pagina? Ma lo sai che il libro può avere pagine infinite? Sì. E allora per quale motivo è scritto tutto attaccato? Perché volevo che fosse tutto insieme. E rifai con gli spazi. Si può vedere sta roba qua. Mamma mia, devo ricambiare tutto. Guarda un po' se ti piace. Lana, un diamante, una stack. Carote, un diamante, 4 stack. Uova, un diamante, 10 stack. Canne, un diamante, una stack. Farina d'osso, un diamante, 2 stack. Voilà. Perfetto. Guarda qua che bello, come siamo precisi. Allora ti porto rispetto e ti saluto. Siamo andati al buon punto oggi comunque. Hai visto qua sotto? Io qui volevo fare l'ascensore, ok? Ah, c'è un buco, perché bene. Sotto, vieni, c'è il parcheggio. Ehi, ok, abbiamo fatto il parcheggio che poi collega alla strada fuori. Stanno spawnando un sacco di mob laggiù. Vabbè, questo l'hanno fatto loro. Cioè, sì, senza luminosità è tutto buio. Lo so. Tanto... Il parcheggio è già stato testato con i veicoli qua. Mi sembra un po' basso. È più veloce. Me... no, di già. No. Ma poi dobbiamo chiedere a Emerald di farci una bella grafica per la pizzeria. Abbiamo deciso quindi come il nome ufficiale. Scampizza. Allora, Scampizza è bello. Anche le grotte del Vesuvio. Le grotte del Vesuvio. Però sai, Scampizza c'aveva quel nome, sembrava fatto apposta. C'è la polizia. Oh no. Sarà un parcheggio a pagamento? No, non sarà a pagamento, a patto che si consumi. Beh, alla fine parcheggio vostro, regole vostre. Oh, quello pubblico è lì, a caserma. Prendiamo un attimo spunto. Vince, vieni. Lo slot per i disabili l'hai messo? Dovete disporre uno slot per i disabili per ogni evenienza. Lo slot Gianco non c'è ancora. Bene. Va bene. Andiamo subito. Arrivederci. Allora, qui io sento delle scuse. Ridi. Potrei fare subito 5 minuti in galera. Facciamo 5 minuti in galera. No, Vince. Dai, fatta ad allenare un po'. Ah, c'è pure la palestra lì. Vince, allenati. Vai. 1-2, 1-2. Ah, c'è anche il canestro. Forse serviva un po' di uova per fare il tiro al canestro. Ma dove sono finiti tutti i miei polli? Oh. È vero, no, c'erano un sacco di polli qua. Ragazzi, ho fatto un sacco di workout. Vedete. Basta, non ce la faccio più. Vabbè, Vince, ma sei una schiappa, va. C'è un nuovo ricercato, non so se ha visto. Sì, ho visto. Sembra, è molto giovane, ma ne posso assicurare che è pericolosissimo. È pericoloso. Già quell'età, sì. Mamma mia, ste baby gang, sì. Oh, proliferano come i
funghi. Si lamenta sempre. È l'unica informazione che abbiamo. Bisogna trovare altre informazioni su questo ricercato. Fate attenzione perché di notte nel parchetto qui potrebbe sbucare. Potrebbe sbucare qui di notte da un momento all'altro e zac! Si viene a lamentare subito da te. No, le lamentele no. Le lamentele no, la prego. Tiriamo fuori il ferro qua. Io ho già pronto nel caso arrivasse. Ma si lamenterebbe anche del fatto che tu hai tirato fuori il ferro. Quindi è vero, perché tu hai il ferro. Beh, però gli spari in fronte, dopo va bene, no? È lui, è quello lì, è quello lì? È questo qui. È quello? È questo. Ah, è Goldo. Ero già pronto a sparare. Aspetta, c'è tutto, fammi vedere. Vediamo. Manca l'ossidiana, ma tanto non serve. Sale un piano troppo alto. Uno troppo solo. Uno piacere al grande piacere. Ospite di avere ospite. Allora. Va bene, Luca, dimmi tutto. Le slab servono? O... No, sto cercando di capire cos'è che non va da qui. Forse così alto non lo si può fare. Allora. Ecco qua. Perché rimane incollato? Perché serve un altro observer anche qua. Serve un doppio observer, mi sa. Non è facile come sembra. No, no, infatti, secondo te perché ho aspettato te? Ok, chiudi la botola. Ok, adesso aspetterò. Mancano. Ecco. No, vedi. Rinato così in alto quello? Il pistone questo qui lo ha spinto. Perché non ha la botola all'altro lato. Ah, ecco. Ah, ok, ok, ok. Vai, rimandamelo giù. Poi non serve la botola, basta qualsiasi blocco. Un blocco lì. Qualsiasi. Basta che sia alla stessa altezza. Vai. Ecco qual è il problema. Vai, vai. Ok. Ok, perfetto. E ora te lo faccio ripartire. Perfetto. Però l'inizio è sempre scassato. L'inizio worka male, quindi. Ok, troverò il modo, non ti preoccupare. Oddio, ma sono proprio qua. Salve! Vicenzo? Salve, salve. Avete bisogno? No, stavamo parlando che forse signora Vic aveva bisogno di un insegno per la sua nuova attività. Ma voi per caso state aprendo una pizzeria? Esatto. E bisogno di un insegno? Sì. Vince, effettivamente teniamo bisogno qua. L'aspettavamo in realtà. Guarda, guarda. Pensa che coincidenza. Che sta cagando? È Muso che caga. Sì. Muso può non cagare il nostro parcheggio. C'è il parcheggio qua sotto. Certo. Raga, ma l'avete fatto il parcheggio per gli youtuber? Allora, no, il parcheggio di Gianco ancora non c'è. Raga, serve il parcheggio degli youtuber perché sennò poi c'è Stepney che piange. Ah, perché c'è anche Beastar che gioca. Allora aspetto un libro da parte vostra, i dettagli, tipo dimensione, elementi che volete all'interno e così via. Ok, dobbiamo semplicemente pensarci un attimo, ci ragioniamo su che tipo di grafica vogliamo e via. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci. C'è qualcuno sotto? Ho sentito parlare. Oh, stronzo! Cosa hai rotto, eh? Hai rotto qualcosa! Cioè, questo individuo non mi piace, sta toccando i blocchi. No, io sono venuto qui per parlare con voi due. Concessionario, dovrebbe pagare il restante 40. Ah, ragione. Sì, per il veicolo che però stiamo ancora attendendo. Lo so, i tempi di consegna sono abbastanza lunga, però devo chiedergli almeno una caparra, sa com'è? Beh, mi pare che la caparra gli abbiamo già più che servita. Inutile che ci guarda così. Mi ricordo molto bene la caparra, erano tre caparre. Ah, non ti preoccupare, sta senza pensieri, ok? Sì, sto senza pensieri, però io attendo ancora il mio modello supersonico della moto, eh. E lì avrà pagamento completo. A Napoli io conosciamo bene. Ma la moto! Oh, cazzo! E per una volta non siamo stati noi, ci hanno rubato il lavoro. Eccolo il piaggio. Signora Muso, ma questa moto è bellissima, dove la posso acquistare? La posso prendere da lei? Me l'ha distrutta! È tutta smontata. L'ha distrutta, ma che cazzo l'ha toccata? Che male al culo che fa salirci. Hai visto che roba? Ecco perché ti andava comodo, ma... Ah, ma è senza sellino, infatti ho sentito qualcosa. Ma è sellino! Ancora non ha visto niente. Cammina, cammina. Innanzitutto preghi che funzioni tutto. Ah, c'è la macchina dei poliziotti. Vediamo un po', wow! Questa corre di più, fa sempre. Guarda quanto è veloce! Dovrebbe correre! E comunque non ci riescono a chiappare con sta roba. Ma è imbattibile sta macchina! Abbiamo rubata! Avete fatto bene! E vai! L'ha investita un po' troppo forte! Oh cazzo! Fermi immediatamente! No! 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 Del colonnello, non è un giocattolo! No, m'hanno preso!
sorpreso. Non ho mai guidato un veicolo così veloce nella mia vita. Ero troppo emozionato, non ho saputo resistere. Ma io capisco tutto, ma non è che se lascio la palla autoparcheggiata fuori allora me la devono frascare. Ripensaci due volte a quello. Ma mi ha impiccato. Questa volta te la sei scampato con due botte. Ma se mi ha appena impiccato, ho ricevuto dei danni irreparabili alla mia spina dorsale. E pure. E niente. Vicepresidente, vorrei presentare un reclamo. Pensi di scappare? Allora, non è assolutamente corretto il trattamento dei poliziotti nei confronti dei cittadini. Sono stato impiccato soltanto per aver provato la macchina della polizia. Cosa ne pensa? Senta che abuso da parte dei poliziotti. Guardi, mi ha preso. Allora, sì. Guarda cosa ha fatto! Ma le sembra giusto? Oh. Ah, guardi, poverino. È una carota. Zitto e ascolti. Sentiamo l'annuncio. Ma scusi, ma non vede che il mio compare è diventato diversamente abile per il maltrattamento della polizia? Allora, signori, siccome manca Eren, ovviamente non lo aspettiamo perché è l'unico che manca. Giusto. Signor Goldo, vuole iniziare il discorso lei? Il sussidio di indennità e di invalidità. Oh, bravo, complimenti. Portate rispetto. Che governo di merda. Potrebbe tradurre. Allora, signori, silenzio. Ascoltate bene. Ho un annuncio molto importante da farvi. Innanzitutto, questo libro mi è stato portato da signor Gold ed è stato scritto dal nostro magnifico presidente Tearless Raptor. Il sussidio. Innanzitutto sono stata nominata sovrintendente, quindi che cos'è un sovrintendente? Secondo annuncio molto importante. Il nostro presidente sta costruendo e cercando materiali per il suo museo. Mi mancano solo, dato che ormai è andato in giro, ha raccolto tutto quanto, tutto quello che gli serviva, gli mancano solo quelli dell'End praticamente. Quindi siccome gli mancano quelli, ha deciso che è arrivato il momento di andare nell'End. E tale giorno sarà, fatemi controllare quello che ha scritto, venerdì 8 luglio. Partiremo alla ricerca del portale ed entreremo in questa nuova dimensione. Io non ci sono venerdì 8 luglio. Chi se ne frega? Di prepararvi a dovere, perché ci aspetterà forse qualcosa di minaccioso. Molto minaccioso. Molto minaccioso. Andate in pace, fate quello che state facendo, addio. E il sussidio? Dov'è il sussidio? No. Ah, è questo il tipo di governo che volete fare? Basta, faccio lo sciopero della fame davanti alla caserma. Dio mio. Sussidio. Sussidio. Questa cosa è stata orribile. Sussidio. Ma diamo subito la calma. Non c'è nessun sussidio qui. E poi il sussidio lo deve chiedere al presidente. Cosa vuole da noi? Ci dia l'indennizzo per aver maltrattato il mio compagno. Dacci il sussidio. Sussidio. Non ti sento. Dacci il sussidio. Ha detto qualcosa? Il sussidio. Rimarremo qua tutto il tempo finché non ce lo danno. Via. Ok, ci voleva tanto. Ho scoperto un ottimo modo per ottenere le cose comunque. Sì. Non mi vedo intanto se funziona. Ok, i disabili possono entrare. Oh, facile. Beh. Ecco, questo è il motivo, però. È il problema, sì. Questo è il problema. Ma dovresti fare dei pistoni, ok. Andiamo a protestare per avere un blocco di miele? Sai, poi che mi inferno. Colonnello? Colonnello? Colonnello. Signorina, scusi. Sì, mi dica. Lei ha un blocco di miele, per caso? No, purtroppo mi dispiace, ma se potresti trovarlo. Dove? Potreste rubare questo maledetto colonnello all'interno della sua... come si chiama? La sua alveare. Là. C'è praticamente una struttura qui dove ha un sacco di miele. Grazie mille, controlliamo subito. Mettiamoci d'accordo. Non mi sembra giusto rubarglielo e basta. Lasciagli il ferro. Lascio un blocco di slime per un blocco di Oniblock. Direi che è onesto come trade. Sì, onesto, un ottimo scambio. Chiama. Ping pong. Gli ha recato tutto a puttane con l'Oniblock. Ragazzi, che fatica. Stavo cervellando per tirare fuori un ascensore più potente. Vai. Non farlo semplicemente così. È brutto effettivamente da vedere, però... Prima era più bello, però... Prima era più bello. C'è qualcuno di invisibile. Qualcuno invisibile, dove? Sì. Vincenzo, ma è un miracolo! Ma questo è un miracolo! Ma vedete che è fermo! Sono immobile. Colonnello, mi dia un laccio così riesco a spostarlo. Per favore, grazie. Spostarlo così.
Eccomi. Mi fa ancora male. Fa prima a portargli la sedia. Allora, no? Arrivo, Vince. Sta immobilizzato qui. Sto fermo perché se cammino. Cioè, se la mette un attimo qui in terra, tenente. Qualcuno sa di fregare qua, eh. Non si ruba i napoletani. No. È così quindi che vuoi giocartela? Eh? Che cosa sta succedendo? C'è un altro invisibile. Cosa? Mi ha colpito. Oh no, un ninja. Lo vedo, la gara, non ti permettere? Non ti permettere, colonnello. Colonnello, guardi anche questa. Mi faccio vedere. Non c'era Masazamu. E anche questo. Che cosa? Ma cosa sta succedendo qui? Eccolo. Ah! Fermati subito, annichillo, prenda, colpisca. Sparito. È dietro, dietro la bottega, l'ho visto. Un ladro, cosa intendi? Chi è questa persona? Il signor Muso. Stavo venendo alla locanda, se non ho una priorità. Colonnello, lo perquisisca, qualcuno ha piazzato delle TNT. Mi faccia vedere subito. Non presenta tracce di esplosioni. Poi tra l'altro lui possiede la sua spada, la spada del Musus. Grazie. Va bene, Vince, torniamo. Sai che ti spinga? Oh, no, vai, Vince. Ma il ninja è entrato dal municipio. Ma... Ancora lui. Vince. Vai via. Vai, Vince, prendilo, Vince. La prendi con me solo perché sono sulla sedia. Ma che cazzo è sto lag stasera? Oh. E allora? Un po' di rispetto. Ma spona lì, oltretutto. È lì, con è là, è là. Lo prenda, sta scappando. L'ho preso. No, le scale, il mio peggior nemico, le scale. Mettiamolo in piazza pubblica. Oh, sì. Sì, non ti permettere mai più. A casa tua. Oddio, negli impuri altrui. Schifoso, ecco. Buchinaro. Sì. Entità nemica distrutta. È ora delle medicine, Vincenzo. Ho bisogno del Vicodin. Bisogno del Vicodin. Vincenzo, aspetta, Vince, vai sotto, esatto. Aspetto, sì. Ecco fatto. Ragazzi, grazie mille. Ma è nuova, ma chi se lo cula? C'è una casetta. Che è la dogana questa. Non lo salvare. Non salvare quel buffone. Ma ormai è salvo. Ma come ormai è salvo? E quanta fame c'avevi? Non mangiavi da un mese. Che cazzo. Okay. No. Adesso come la mettiamo? Il ladro che viene rinchiuso dentro. Ma il ladro di che cosa? Sono venuto a parlare. E poi Vincenzo, perché sei senza sedia? Perché sei rotta. C'ha tempo 3 secondi per farmi uscire da qua. Le lascio libero questo spazio, cioè, però vabbè. Se si allontana un attimo apro la mia ender chest. Vado. Aiuto. Crepa. Ho sbagliato a mettere il blocco. Coglione di merda. Sei venuto a fare i documenti finalmente. Ma che si fa Musa che sta spiando lì sopra, scusa. Oh no, oh no. Tara 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 tara. E niente. Fine ultra istinto. Non li aiuto. Aggressione al pubblico ufficiale. Mi scusi, non volevo, mi scusi. Non volevo, mi scusi. Tutto sindaco, presidente, tutto quel cazzo che è. Tato, deve pagare aiutatemi. 20 diamanti di multa. Cosa otteniamo se l'aiutiamo? Niente. 3 diamanti. Wow. Ci pulisco il culo con questi 3 diamanti. Battiamolo subito in isolamento. Caserma orribilante e puzzolente. Entra dentro. No, non sono spariti. Non sono spariti. Ah, signore, qui il volo deve decollare. Vabbè, vediamo un attimo di prendere bene la mira. Quante volte l'ho fatta sta costruzione? Qua ho perso il conto. Mamma mia, ma sul serio. Chiediamo l'autorizzazione a volare. Abbiamo avuto fly zone. Ok. E lì devi proprio pensare a. Ma che trovi. Oddio, si è bloccato tutto. Non capisco perché ferma la macchina. Taglia. Sono finalmente biondo. Buongiorno. Buongiorno. Come cos'è? Stiamo? Sì, sto bene. Stavo guardando il listino prezzo di vostra fantastica cosa, insomma. Effettivamente abbiamo. Ma da quando è aperta questa cosa? Da poco. Ieri l'ho aperta un pochino. Beh, comunque sembra tutto quanto molto conveniente, insomma. A differenza di quell'altro emporio assolutamente orribile. Io l'ho detto che fa schifo quello. Ma qua c'è un'area ancora in costruzione, credo, sì, no? Costruivamo la parte di pizzeria. Ma allora è proprio un emporio incredibile. Certo. Giustamente. La firma dello Napoletanos, no? Perché sennò, certo. Claro. È l'empizza, infatti, questo. Giustamente. Non è la scampizza, questo. Scampizza ove su. Sì, faceva ridere. Cioè, ridere, effettivamente. Sì, entiendo, sì. Rida! Che fa ridere. Grazie per avermi fatto vedere questa cosa incredibile. Vado alle mie mansioni. Grazie a lei, José. Arrivederci. Buona serata. Hasta luego, señores. Ah, aspetta. Hai visto il Vesuvio? Ho sentito la lava. Non me lo sono ancora goduto.
Sembra più che altro che ci stia andando a fuoco, però va bene lo stesso. No, ricorda, è un Vesuvietto. Sì, beh, effettivamente sì. Va la bene, roccia. Va bene. Andiamo a sentire da Vanessa se c'è... C'è, dovevamo preparargli un libro. Ma... Non abbiamo un libro, mi dispiace. Scrivere, no. Oh, c'è della carta. Possiamo rubare il cuoio a Gianco. glielo paghiamo come sappiamo fare, mettiamo una bella TNT. Io ho pure una piuma e l'inchiostro. Oh, perfetto, sarà soltanto il cuoio. Buongiorno. Rispetto! Buonasera. Signor Presidente, non è che per caso ho un pezzettino di cuoio? No, purtroppo no. Cosa le serve? Devo farci un libro. Libro? Sto imparando a scrivere, sì. Tenga, glielo regalo. Lei è troppo gentile! Si figuri, mi raccomando. Tutto affinché la popolazione sia alfabetizzata. Oh, evviva! Grazie che bello. Vince, andiamo che devo imparare a scrivere. Vieni. Meno male, potremmo scrivere la W. Sì. Buongiorno, mamma, che meraviglia allo sguardo. Un po' magra, devo dire. Cioè... Sottile, direi. Salve. Un po' magro. Salve, avanti. Ci dai da mangiare la segretaria? A me sembra un po' sciupata. La vedo un po' sottile. No. È in forma. Comunque, sì. Signore M, vorremmo commissionarle un lavoro grafico, se permette. Va benissimo. Vogliamo aprire la nostra bellissima pizzeria Emporio del Vesuvio. Vince, non abbiamo contato quanto deve essere larga, però. Le dimensioni sono importanti. Così a occhio direi in 18 sono noni. 10. Vabbè, conta la proporzione, non tanti blocchi. E in altezza quanti? Sono 3. Ah, 21 noni. Allora, scriviamo. Okay, commissione insegna pizzeria di Scampia. Allora, Vince, cosa ci mettiamo? Ci mettiamo un'immagine di un Vesuvio, chiediamo. Per forza. Allora, il nome, adesso scrivo il nome, sarà Scampizza o Scampizza, apostrofo Vesuvio. Ah, ho un'idea. PNG pizza con faccia di Pasquale e pizza sinistra con faccia di Vincenzo. Ok, vedi un po', Vince, se ti piace. Posso stare a destra io? Va bene, cambia allora, non mi interessa. Va benissimo, cambia. È vero, neanche un po' di Maradona. Dai, scrivici anche Maradona in un angolino. Quindi Vince. Ok, Maradona messo. Va. Metterei anche una... Sembra il telefono assurdo. Una pizza con l'ananas sopra una X. Ma sei più sicuro che la gente saprà cogliere questa roba? Poi non c'è più spazio né per la scritta né per nient'altro, eh? Va bene, facciamo così, se facciamo un cartello noi. Esatto, facciamo noi il cartello. Va bene. Benissimo, a posto. Quando ha fatto ci scriva. Yes, va benissimo, ok. Grazie mille. Arrivederci. Grazie mille. Allora, vediamo tipo un po' di abbellire tutto qua, un minimo. Tanto interior designer chissà dove che fine ha fatto. Lo abbelliamo noi. Andiamo a fare il pavimento con sti cosi qua. Vediamo un po' come ti sembra. Ah, se no l'altra opzione è fare a scacchiera. Ma che bella. Però la texture non è neanche male. Aspetta. Oh, non è male così. I cerchi e le croci. Guarda che dito nell'occhio che è. Ah, ci sta. È un bel pugno nell'occhio questo. Non mi dispiace. Salve. Lo sapevo. Che cosa? Questa pavimentazione è bellissima. Vero? Ma prima l'ho oggi visto. Aprite i battenti? Sì, stiamo preparando, finendo l'ultimo muro. Poi prepariamo i posti a sedere. Anche l'emporio i battenti. Anche l'emporio, sì. Assolutamente sì. Oh, ma è fantastico. Se il presidente mi cerca, non mi avete mai visto, ok? Ok, non ci faremo domande. Arrivederci. Arrivederci. Cittadini tutti in piazza. E un marò, non eravamo ancora pronti. Aia! No, ma vestito! Presidente, non sento più le gambe. Signor Goldo, che la sta spiegando. In realtà, cioè, a me sembra un po' una sorta di scam per l'assicurazione. Esatto, questa qui è una scammata, rialzati su. Ma lo picchia anche. Siamo a 5 settimane. Cosa vuol dire 5 settimane? Lasci fare, prego, si alzi, signor Pasquale. Non riesco, mi servirebbe una carrozzina. Salve, signori, siamo tutti presenti, manca qualcuno? Dobbiamo fare l'appello? Sì, dai, siamo tutti presenti. Signori, non so chi di voi fosse presente lunedì sera, giorno in cui il vicepresidente Goldo e la sovrintendente Vicca hanno dato un annuncio, ma nel caso lo rifaccio. Venerdì sera andremo nel Land. Direi che è giunto il momento di visitare Land di Pandora dopo tanto tempo. Ma lei tempo, è pazzo. Non sono impossibile. Pazzo. Quindi finisce la stagione prima. Non sto più nella pelle. Fantastico, oddio. Fantastico. Qui cucina. Tutto qua, presidente. Sì, tutto qua. Tutto silenzio. Tutti liberi tranne Gianco, Pranzo, Vic, nell'ufficio, Muso. La richiamo tra un quarto d'ora. Aiuto. Sono stato picchiato da una polizia a caso. Mi scusi. Gianco. Beh, benvenuto nel club. Signor Gianco. Vabbè, ma cosa c'è di strano? Adesso. Scusi. Cioè, da quando è un problema essere picchiati dalla polizia? Ma sono una rana. Vabbè, che vuol dire? Che è migliore di noi che siamo napoletani. Ecco. Cosa sta succedendo? Oddio, stia attento. Cos'è?
Ma non vedo niente. Non ci vede. Avete qualche... Oddio, mi serve il 104 pure a me. Sì. Sì, andiamo a chiedere il sussidio. Presidente, ci dia un sussidio. È stato accecato. È stata accecata la rana. La rana è cieca, non vede più. Un sussidio di invalidità, un per sussidio. Favore. Non ci non vede più, vede che sto in questo momento. Come non è questo il posto? Dovevo chiedere allora. Datemi 20 minuti e poi ci tornerò per parlare di eventuali sussidi. Ma tra 20 minuti già ci vedrà di nuovo, non avrà più valenza. E allora non serve se tra 20 minuti ci vedrà di nuovo. Ma c'è abuso della polizia, presidente! C'è abuso della polizia! Ma come picchiato? Oh, ma è pazzo, questa è follia. È scivolato, raga. No, sì. Tutto bene? Tutto bene. Ora posso ancora uscire dal personaggio passata. E dirvi di togliervi dai coglioni per un pochettino, ragazzi. No, però che va palle bene. Che sei, rovini sempre tutto, Volete andare via, il presidente deve parlare. Certo. Oh. Siamo pronti qua per la pizzeria. Ormai sì. Ci siamo. Qua ci siamo, sì. Dobbiamo fare il forno. Aspettiamo che la canna... sì, la canna fumare. Beh, sì, effettivamente. Salve! Compro bombe. Penso abbia sbagliato, noi non vendiamo bombe. Da chi l'ha sentito? Ma non come so, in tiro oggi? Ma è venuto a fare lo stage da cameriere? No, ho perso vanno la bene, divisa. Vanno bene 2 euro all'ora? Non sono più colonnello. Allora, qua noi vogliamo giovani con esperienza, però. Li vogliamo sedicenni, sì? Con almeno 20 anni di esperienza. Esatto, possibilmente filippini. Quindi qui? Lei è filippino? No. Meno 100. Meno allora. 100 euro. Vabbè, tutta stasera apriamo. Pulisco tutto. Sì, perfetto. Stasera apriamo. Va bene. Se quindi... vuole, posso già andare a dire a tutti i cittadini che stasera si apre in maniera opportuna e convincerli a venire con la forza. Wow, ma è fantastico. Possiamo aumentarti la paga. 1,60 euro allora. Mi va benissimo. Va bene. Cerco lavoro tanto. A posto. E poi compro bombe. Ah, vabbè, a quello vediamo. A tempo vediamo. Debito. Dico bene. Va bene, no, come Pasqua, che cazzo fai? Spegni l'aria, quasi muore di caldo. Non spegnere l'aria. Hai messo a 25 perché poi dopo c'è un buon culo qua, Fai tu che io non capisco. Ha staccato il condizionatore. Hai staccato il condizionatore, abbiamo sentito. Hai premuto il telecomandino. Fatto pip. Era quello. Sì, riaccendilo qua almeno. Ma adesso non si è sentito. No, infatti adesso no. Ma è bassissimo, come l'avete sentito? No. Ma che cazzo avete sentito? Non lo so, si è sentito pulito. Vabbè, comunque sì, apriamo adesso. Da quanto apre la pizzeria Vesuvio? E quando ci porteranno l'insegna, abbiamo chiesto il signore, me l'ha detto tipo 10 minuti. Allora vado a spargere subito voce. Certo, grazie mille. Certo. Userò l'elicottero della polizia per spargere la voce, non preoccupatevi. Oh, si sparge benissimo con quella. Sì. Posto singolo per Nova, esatto. Metti l'immagine del disabile sopra il posto di Nova. Tentare non nuoce, dico bene ragazzi. Guardatemi sti piaci. Il posto Nova. Direi che va bene così. Oh, è arrivato Emerald. Sì, buonasera. Salve, eccoci, salve. Oh, che bello, eccoci, non vedo qui. L'ora di vedere. Bellissima insegna. Allora, sì. Io diciamo che non ho rispettato appieno quello che mi avete scritto, perché comunque sono un artista. È e giusto meglio di me. Quindi comunque vi concedo in caso una revisione se non vi piace. Allora, olè. No, deve essere più centrale. Oh no. Di uno più centrale. Esatto. Allora, il tocco dell'esgamer, c'ho il suo perché, devo dire. Molto bello comunque. Direi assolutamente degno. Non abbiamo concordato il compenso. Quanto vuole? No, per voi è gratis, perché il grande Pasquale mi ha fatto un favore tempo fa. Ah sì? Allora stasera quando apriremo, lei ovviamente mangerà gratis. Grazie mille. Certo, allora tra prego. Poco. Gamer. Che sta succedendo qua? Buonasera. Mi piace l'insegna. Minchia, bellissima. Stavo. Ma le magliette le vendete? Le magliette no. La magliette con scritto East Gamer no? No, non la vendiamo. Oh. Però, signor Muso, c'è cam proprio lei. Questo era il veicolo che ci ha dato incomodato d'uso in attesa della moto super mega potente. Allora mi sa che c'è qualcosa che non va. Io dico che non dovrebbe funzionare. Non dovrebbe funzionare così, ecco. No, non penso. Qui si vede assolutamente, però perché c'è questo simbolo qui? Leggi sotto. Ah no, chi ha tolto il cartello? L'hai tolto tu il cartello? No, non l'ho tolto io. Diciamo che al posto riservato, ecco. C'era già una prenotazione e gli abbiamo riservato il posto.
Come anche nel parcheggio c'era bisogno. Pasquale, però dobbiamo parlare di una robetta. Sì, sentiamo. Allora, avevo, mi sono venuti a fare i controlli, no? Quindi tocca pagare lo Stato, così io rimaniamo sempre ai 40, no? Diamanti. Mm. Vedo la moto che voleva, però non posso. Facciamo che, capito? No, non ho capito. Facciamo che fattura, ci... va bene? Ah, ma chi se ne frega la fattura? Basta che ci dà la moto. Ma va benissimo. No, glielo volevo dire, ma mi sa che lei non può vendere più veicoli. Gli hanno sequestrato la concessionaria. Ma come? Ma come? Ma come? È stato chiuso. Ma perché? Ma la polizia? Ma come, signor Franzo? Non mi ha ancora consegnato la moto per la quale ho pagato. Non consegni la moto che ha già pagato, l'ho visto io. Ma andiamo a vedere, Vince, qua la moto è... Hanno pure sbombolato il terreno. Ma tra l'altro, non può mica tenere aperto un concessionario in queste condizioni, mi scusi. Oltre che è stato commesso un omicidio all'interno. Pure! Chi è morto? Io. Capire, tu, aspetta, tu hai rubato un veicolo, casualmente quando io non stavo c'ero salta... testando il veicolo. Casualmente salta tutto in aria e lei me lo chiude e mi sta dicendo che è colpa mia? Vince, mi dispiace dirlo, ma io finché il colonnello è vivo, volevo dire, finché il concessionario è aperto e chiuso, io non posso darvi la moto. Certo che può, prego. Ah no, allora se le lo apro è aperto, perché io devo emettere ovviamente per... fattura. Presidente, è cascato il presidente! Ecco, ha visto, signor Muso, ha visto. Che sta succedendo? La polizia sta già abusando, ecco qui, se non c'è un colonnello come si deve, Franzo, cosa combina? Allora, io sono stato ucciso all'interno del concessionario. Signor Gianco, faccia silenzio. È giusto che sia temporaneamente inagibile finché non viene, viene sistemato qua. Io sono anche caduto qua dentro, quindi è inagibile. Il filo l'ha messo lei, cioè l'ha messo male proprio per farlo cadere, ha visto? Questo è vero, in effetti, signor Franzo. Cosa? Che l'ha messo male, quella gente ci può cadere lo stesso. Ah sì? Benissimo, il filo l'ha messo la signorina Vic. Un colonnello incompetente, ecco cosa mette a potere, non si rende conto. Ma guardi che il colonnello è il signor Franzo. Bravo, signor Franzo. La signorina Vic invece è stata promossa ulteriormente. Ecco chi promuove ulteriormente, ma si rende conto? Che succede qui? Meno male è arrivata la forza dell'ordine specializzata che sa fare le cose in grazia di Dio come si devono fare. Eh sì, infatti, cosa che non potrà mai più fare lei. Vic, se succede di nuovo il nastro, mettilo attorno al buco, non in mezzo al buco, sennò la gente ci cade dentro. Non è molto difficile fare una linea dritta. Signor, cosa ha detto? Ho detto non è molto difficile fare una linea dritta. Questo è abuso, mi ha sparato con il taser, non sono pericoloso. Oh no, signor Gianco, che peccato, vero? Voglio risarcimento per l'elicottero della polizia. Allora, una cosa alla volta, io questo lo aspetto da una settimana e mezzo. Gianco, perché te devo aprire la pizzeria qua, i clienti aspettano. La moto dov'è? Avete voi? Me lo chiedi, ma è tua. Ok, ce l'ha Vincenzo, prego, prego, non fate idea dell'autorità. Bene. Voi siete venuti qui solamente per un controllo, eh? E siamo usciti con una moto. Vince, non dimentichiamo qualcosa? Cosa dimentichiamo? Ah, già, il casco. Via, 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 via tutti! Piano, andate piano! Ci sta seguendo vicepresidente, messaggio ai cittadini di Pandora. Da oggi è aperta la pizzeria Emporio Scampizza o Vesuvio davanti alla piazza. Piazza. Ole. A few moments later. Nessuno vuole la nostra pizza. Saranno molto lontani, non ti abbattere. Sono tutti dalla rana, dove dico io. Prima ha detto che ha aperto l'Emporio. Stronzo. Il cielo piange. Aiuto, amici di Napoli, mi sono ingabbiare. È un cliente? Sì, sono un cliente. Pizza, basta. Sto prendendo 75 pizze da una pizza. Ma che succede qua? Oh, vorrei ordinare una pizza. Fuggitivo. Ma come? Ma non è il nostro cameriere. Ma è il nostro cameriere, signor Franzo. Ah, lei è quello che ha prenotato. Sì, prego. Ah, Vince, fagli vedere il posto. Vediamo Luca. Luca, prego. Sul tavolo. Ecco qua, perfetto. Vabbè, scusi, ma che schifo. C'è la spazzatura lì esposta. Salve. Signor presidente, prego. Lei ovviamente c'ha il posto riservato. Prego. Mago, no, lei va al suo posto. Lei va al suo posto. Ha prenotato. Scusi, signor presidente, qua abbiamo un piantagrane. Allora, vai al tuo posto. No. Ti sparo le ginocchia se non vai al posto. Devo sparare. Oh, ma lei viene a casa mia a minacciarmi. Fuori da qui. Lei non è più il benvenuto. Sparisca. E pure una pizza. Vuoi comprare una pizza? Scusi, che partita state proiettando oggi? Ho ordinato una pizza. Oggi c'è delivery. Mezza stack d'oro. Non è già pagata. Ho pagato un app. Sì. Non è vero, assolutamente no. Paga il presidente per tutti. Ah, davvero? Signor presidente. Scherzo, no, non intendevo. Ah, adesso scherza. E allora paghi un lingotto d'oro per la pizza. Ma scusi, mi dia il lingotto.
Mi faccio una bella pizza. Vabbè, vuole... Ah, boh. Sono presidente, un lingotto per ogni pizza. Allora, guardi, gliele prendo anch'io 8 di fette. 9 in realtà. 9. Facciamo 9. Sì, 9? Sì. Ma che schifo è? Vorrei il risarcimento, no. Vince, vai a tirare fuori quel pentagrane, mi ha rotto le scatole. Voglio il risarcimento, sta pizza brutta muffita. No, era buonissima. Buona. Mi permettete un suggerimento? Sì. Ma sapete cosa ci starebbe bene su questa pizza? Dell'ananas. 16 detriti antichi. Aspetta, 16 detriti antichi quanto sono? 4 lingotti, giusto? Sì. Sì, l'ho fatto ieri sera. Vince, ci possiamo fare le spade in netherite. Ok, netherite ingot. Butta un attimo per terra che mi sembra un po' sporco quel lingotto. Vabbè. Aspetta. Ecco, ora è pulito. Che cazzo era? Cosa mi significava sta cosa? Abbiamo il tavolo, come cazzo, non è l'impennatura. Non lo possiamo fare. Come no possiamo fare? Serve come il fabbro. Chi è il fabbro? Evic. Non è il colonnello adesso. Il colonnello? Non è stata nominata lei colonnello quando ha cacciato Gianco? Ma lei era sovrintendente. Ma è anche fabbro. Cioè, quindi andiamo da lei, le diamo i lingotti, diciamo, uè, ci fai una spada in netherite, ce la fa. Esatto. Signorina Vic, ci serve un suo servizio. Sei pronto? Sono nato. Pronto. Qua il casco. Salve. Oh, Gianco. Sto cercando il lavoro. Come, Gianco? Sì. Che è successo? Non sono più colonnello. È un disoccupato. Sono disoccupato. Che cazzo vuoi? Fammi leggere subito qui. Due napoletani su 3 hanno la malaria. E io non ce l'ho, quindi. Quindi sei fortunato perché è scritto nel libro qui. Se io non ce l'ho, vuol dire che lui ce l'ha. Statistico. Un test. A quanto pare il coso per i tamponi funziona, non sei positivo. Minchia, meno male. Mettimelo nel naso un attimo. Che... Oh, così è preciso. Allora. Niente, mi allontano. Positivo. Ma lei ha la malaria, signor Vincenzo. Pigliatela pure tu. Ma pezzo di merda. L'avevo attaccata. Chiedono che un po' il presidente, condividi le disgrazie con i cittadini. Si becchi lo sputo, signor Gianco. Signora, pizzeria aperta. Aperta la pizzeria. Arriva. C'è la pizza all'ananas. Gliela inforno sub. È diventato Don Berro all'improvviso. Non avete qualche avanzo? Abbiamo un po' di avanzo. Bianco, signor Bianco, la vedo molto sciupato però, eh. Vede, ho finito tutti i risparmi, non mi danno la disoccupazione. Se vuole le posso dare una noce di cocco. Offritemi qualcosa, sono un barbone. Assolutamente. Lei non ha diritto di chiedere che le venga offerto qualcosa. Ma sono un bisognoso, mi servirebbe qualcosa, no? Signor Gianco, le ho appena detto che potremmo stringere un accordo privatamente. Un accordo non è un aiuto ai cittadini. Ma infatti io non intendo dare aiuto ai cittadini in quanto presidente. Tier capitalista. Ma sei ribaltata la situazione. Un pezzo di pizza. Ascolta, tieni sta patata e sloggia. Allora. Ma polizia. L'ho già chiamata. Sei tranquillo. Si fermi. Mi date la pizza o io me ne vado. Signor Franzo, faccia qualcosa. Ma che poliziotto è lei? Aspettiamo che scenda. Pensavo che fosse sicuro parcheggiare nel posto dei disabili. Invece no, ha rubato comunque. Signor Gianco, era anche parcheggiata in posto dei disabili. Lei si permette di rubare i veicoli alle persone meno abili di noi? Cioè, ma si rende conto? Lo sbatte in carcere, poliziotto, faccia qualcosa. Assolutamente sì, qua abbiamo furto aggravato. È molto irrispettosa questa persona. Può venire gentilmente, considerando che oggi c'è un po' di casino. Vedo che avere un annunciatore per chiedere se qualcuno ha dei maiali sarebbe utile. Avete cortesemente dei maiali per il signor Dado on the road? Ah, un maiale, dice. È questo? Ci siamo, effettivamente ci assomiglia un casino. Sì. Forse è questo? Oh, quello è decisamente meglio. Vabbè, io le lascerei qua. Di voi un maiale? Non mi dispiacevo solo questo. Perdon, posso provare questa nuova pizza con pigna? No, le pigne non l'abbiamo. Abbiamo pizza margherita e all'ananas. Puoi avere una pochino pezzo di pizza di ananas? Va bene, andiamo, Vince. Prego, si sieda qua a godersi lo spettacolo della nostra città. Prego, Vince, vai a infornare la pizza all'ananas. Comunque, quella partita ancora non è finita. È incredibile. Le giorni che vanno avanti, ha messo un recupero troppo lungo. Sti arbitri qua sono veramente strani. Aspetti che la tiro fuori con la pala. Ogni giorno si impara qualcosa del nuovo. Prego, ecco la sua pizza. No, è come se non riuscissi a mangiarla. Mi sta perché voleva mangiare la pizza all'ananas? Sicuramente non volevo utilizzarla come malta per i mattoni. E secondo me sarebbe più utile invece. Sì, direi. Lei dice, eh? Vabbè, sì. Allora effettivamente la utilizzeremo come cemento o qualcosa del genere. Esatto. Vabbè, allora grazie mille per il vostro contributo. Niente, spero che sia piaciuta. Buona serata. Lo so. Questi che pensano qua venire a mangiare la pizza all'ananas, che cazzo che vivono. Va? Allora, tempo di andare un attimo in moto qua. Dove vuoi andare? Sentiamo se il fabbro è aperto. Cazzo che... Di merda.
merda, avete capito? Ma sto stronzo parla con me? Oh, strunz! Ma cazzo ti permetti? A pezzo di... Mettiti il casco, coglione! Pezzo di me, merdoso. È aperto il servizio? Mi dispiace, no, non ancora. Ne comprendo la difficoltà, effettivamente è molto difficile. Non vorrei farvi aspettare a caso, quindi appena ho i poteri magari vi avviso. Facciamo un giro. C'è un'incoerenza, non so perché, ma da queste parti non si può salire in tre sul motorino. Io a casa mia salgo in 5. Cioè, può provare, ma non penso. È un po' un'ingiustizia, infatti. Io sto aspettando comunque sia il reddito di cittadinanza da un po'. Non è molto convincente. Ho appena trovato un nuovo lavoro, non si preoccupi. Ah sì, che lavoro ha trovato? Giardiniere. Giardiniere, perfetto. Mi sa che alla signorina qua davanti serve un lavoro di giardinaggio. Allora dopo vado a fare una visitina di giardinaggio gratuita. Ah, ok. Allora dopo mi chiami quando fa il lavoro, che così voglio vedere un po' le sue abilità. Cazzo, è proprio efficiente. Minchia, mando in onde. Ma vuole per caso delle cesoie? Sarebbe buono un paio di cesoie per tagliare queste siepi qui. Cesoie. Ecco le cesoie. Ah, funziona molto bene. Sa che belle che vengono. Vi faccio vedere un po'. Oddio, stia attento. Non ci si taglia usarlo, qui, eh. Da stare molto attenti. Andiamo a fare casino come Maranza. Via. E allora, porca puttana. Che succede, capo? Pega subito sta merda di coso. Vince, accendi la cassa. Cercando quel tesoro che si chiama One Piece, è in mezzo al mare azzurro e grigio, sale questo grido, turma, andiamo tutti all'arrembaggio foresta. Scusate, ma tutto quanto questo casino è la iglesia del dios lobo? Che caraco... Che c'entra Enrique Iglesias? Me lo spiega? Cioè, anche noi abbiamo un calciador che si chiama chiesa, ma nessuno si fa domande, no? Vero. Ho sempre desiderato fare una cosa. No, ma non mi demolisca la chiesa. In moto! Ma no, ma che caraccio? Fuera de aquí! No, rispetto per la parola del dios. Bendita sangre de San Genaro. Fuera di... Ha detto sangue di San Genaro, sentito. No, prince! È aperto. Metti la musica. No, che musica. È perfetto. Si scappa. Allora chiediamo di fare il benzinaio. Vai. Se volete io posso prepararvela la licenza. Il punto è che dovete parlare col signor Muso. Ah scusi, ma è lei il presidente, non Muso. Ma infatti è lei che comanda. Se volete vi rilascio la licenza. Sono 20 diamanti per aprire il benzinaio. Siamo a po'. No, quant'è che ho fatto a Muso? 10 diamanti. Li tieni? No. Volete cominciare a costruire? Fate pure. Vedrò di farvi avere entro fine serata la licenza. Grazie mille presidente. Meno male a che voi, c'è a lei voi. Dove lo facciamo il benzinaio? Potrebbe fare un bel benzinaio qui di fianco a Vic. Qua sì. Sì, qua ci starebbe bene. Signore Eme, eravamo qui a valutare dove fare il prossimo benzinaio. Così finalmente capito. Qualcuno lavorerà. Avete bisogno di un'insegna? Vi faccio vedere l'insegna che ho fatto per le poste. È onesto, orari. Sembra più il meme di quello mai, lì, sì. Del vecchietto che sorride col pollice in su. Io sempre operativo. Ce ne faremo sapere in caso. Arrivederci. Ma ecco una cosa, ma cos'è questa storia dei fantasmi? Boh, io non ho la minima idea. Dove ha sentito questi fantasmi? Ho visto tipo un Ghostbuster che correva, poi ho visto delle persone sparire. Andiamo a dare un'occhiata. Anche il mago Nova, stavo parlando con lui. Il mago Casaluca, sì. Ma letteralmente mi ha detto, mentre faceva rumore di tipo come se stesse bevendo qualcosa, che stava bevendo la kumjar di suo nonno. E io non ho capito cosa significa, sinceramente. La kumjar del nonno. Boh, sarà tipo una sorta di zuppa, suppongo. Andiamo a chiedere se c'è un po' di kumjar del nonno anche per noi, allora. Ma è sparito, appunto, è sparito. Proprio un vero mago. Cosa cazzo sto vedendo? Non era la macchina della polizia. Povero, come fa ad avere una macchina? Infatti. Boh, ma la polizia fa proprio un cazzo. Andiamo a picchiarlo. Cioè, non che mi dispiace picchiare i poveri, però. Uè, povero, dacci il bolide. Ma di che cosa state parlando? Ti tiro una forchetta nell'occhio, dammi quel cazzo di bolide. Senti, sta zitto un po', io ti do fuoco. Barbone, questo non significa che io non mi sappia difendere. Vediamo se adesso ha il coraggio di darti fuoco. Dammi non c'ha del coraggio. Ha fatto arrabbiare Luca, è finita. Io scappo dentro, ecco. Vediamo se hai il coraggio di darmi fuoco qui. Rage, faccia qualcosa però. Ma com'è arrabbiato. Stupido. Oh, belle quelle carote d'oro. Potresti prenderle, sono tue. Bottino di guerra. Ridammi le mie carote. Vienitela a prendere, stronzo. Ma poi che cos'è questo albero? Non lo so. Ma che? Oh, oddio! Piove. Ridatemi le mie carote! Bisogna dargli fuoco! Occhio che arrivano! Gli zombie! Ridatemi le mie carote! Farm di exp! Attenzione, ho messo delle fiamme! Raga, ma che oddio, cavolo è? Ma è una mappa zombie! Com'è potuto accadere? Oh, ma questo è tutto indiamantato! Oh. Oddio! Ma io pensavo fosse Vincenzo! Anch'io per un attimo l'ho pensato! Quanti troppi diamante! Ok, interessante questa cosa! What the fuck? Di Vincenzo sta roba mi sa. Ma come è morto? Ma come fai a morire in mezzo agli zombie? No, non raga, lo so cosa sta succedendo. Ma c'è un problema.
Qualcuno chiami la polizia. Presto Pasqua, quindi serve un attacco con il cacciabombardiere. Ma posso farlo, però è un po' complesso. Dovete accumularli tra il ponte e l'emporio. Io vado dritto sul ponte. Il problema è che stanno tutti in acqua i zombie. Fa comunque danni la TNT se li prende. Sto arrivando, più vicini. Vai Pasqua, bombarda. Ma me li sta portando via. Li sta allontanando tutti. Vabbè. Però la maggior parte sono morti. Quelli sul ponte erano un bot. Ah, sono morti quelli sul ponte, ok. Tutto secondo i piani, direi, no? Invasione finita. La Lord di Pandora, regà, bellissima, come sempre. Comunque non dovevo entrare dentro l'albero. Perché c'è della lava là dietro? Oh no? Perché non ci dovrebbe essere? Dumber è stato colpito dalla casa satanica. Cos'è 50 stato? Purtroppo la casa è maledetta e stavo eseguendo un'azione molto molto pericolosa di distruzione totale. Oh, l'emporio è aperto. Ragazzi, ditemi. Allora, io vorrei una bella truffa. Una truffa non ce l'ho. Però se volete vi posso vendere un oggetto, ma ve lo vendo a 7 giorni, perché poi rompe tutto, quindi no. Anche i coglioni rompe settembre. Quelli no, posso vendere questo oggetto magico però goloso? Me lo può vendere? Quanto costa? Costa tra i 97 e 150 diamanti. Regalato. Ha qualche oggetto estremamente inutile per caso? Ho questo libro delle cazzate. Vabbè, ne leggo subito una se vuoi. Sì. L'Emporio vende cose utili. Fa più ridere delle battute su Totti. Non è che ci voglia molto, in effetti. Sono bellissime battute su Totti, come ti permetti. Adesso ne leggerò una. Sono Totti pronto. Entra in un negozio e dice alla commessa: me dà una tuta da lavoro? E la commessa: che taglia? Lui risponde: a legna. Il pupone è il migliore di Roma, dai. Quindi non ci sono più oggetti utili qua in sto emporio. Perché ci sono mai stati, signor Pasquale? Effettivamente. Ha anche distrutto il più grande mob spawner di Pandora. Che bello che è. Sembra il mio intestino dopo che ho mangiato un messicano. Ma sta accadendo qua? Oddio. Ma non toccate ogni uomo. Uccidetelo invece. Ma cosa state facendo? Oh, è per terra. Una ragazza al pianto seduta. Ma dai! No! Avevo mangiato anche un messicano, visto? No, così non funziona. Non lo so, questo è di Griffin puro. Beh, quello che abbiamo fatto fino adesso invece. Adesso invece hai ragione. Quando uno ha ragione. Vai, spara. Oddio. Chi vuole avere l'onore? Io non tengo nada, signor. Facciamo così. Ah, ecco. Prego, che è il quinto. Prego, è lei che mangia messicano. Vabbè, se proprio dobbiamo. Loot. Certo. Non ce l'ho io. È quello là dentro casa sua. È dentro casa sua. Dentro chi è che sta sparando le frecce infuocate? Sei tu, Vince? Non ho un arco. C'è qualcuno che ha 64 frecce? Ma basta! Ops! È stato Emerald. Ah, ecco chi ce l'ha! Vincenzo ci ha preso. Cazzo! Oh, sì! Signor, che vita di merda! Io ti sconsiglio ovviamente di farmi scoprire le casse. No, le casse no, questo è matto. Sono ancora tutte lì, guarda. Dovremmo contarle. Non penso tu abbia fatto la scelta giusta a fare questo. Anche perché utilizzerò subito questo oggetto magico. Signore del signore. Dammi la forza. Ha trovato la nuova fede. Ma? Non ha funzionato molto bene sta roba. Come no? A me sembra che... Ah, vabbè. Piccolezze. Alla fine l'arco abbiamo scoperto. Non ce l'aveva in me. È stato Osè. È lui che ma ce l'aveva. Dopo averlo trovato per terra io a mia volta. Ah, io signor. Questo non glielo posso confermare. Io posso confermare che l'ha buttato subito dopo che c'è stata l'esplosione. Io, ragazzi, ho un arco solamente e non tiene flame. Quell'altro non era mio. Guardi, ce l'ha pure in mano. Ma la smettete! Guardi, gliel'ho droppato davanti. Allora, super evidente. Adesso Osè, bisogna tappare qua così impari. Ecco. Risolto, risolto. Meno male. Io spero vivamente che domani torni normale. Lo speriamo tutti, segniamo tutti. Chiamata al telefono. Sì, pronto? Ah, era la suoneria. Stava sì. Mm-hmm. Ok, lo farò sapere. Gianco ha chiamato era? Luca. Ha detto che le farà riavere tutto quello che era esploso dopo l'apertura dell'end. Ci vediamo su Pandora 7, dove le case saranno volanti. Dove le case saranno inederite e non possono scoppiare. Addio, vado, alla prossima. Salutami Luca. Arrivo. Cusi, lei che sta facendo a casa mia? Come normale controllo di rodella. Ah, ma è lei. Non l'avevo riconosciuta senza la divisa. Stavo controllando quel vulcano attivo. È un vulcano, io lo vedo soltanto a metà purtroppo. C'è stato un movimento delle fette platoniche che hanno sfregato tra di loro e oddio, i capezzoli hanno fatto sorgere. Sì, ah, beh, sì. Anche a me succede la stessa cosa quando vedo le tette platoniche che sfregano. Comunque, mi fa molto piacere vedere un sacco di popolazioni sotto un vulcano. Mi ricordo
ricordo una certa città antica che adesso non c'è più. Quella, la città partenopea. Tanta gente che è rimasta così. Come è rimasta in c'è? Un po' così. Sì. È rimasta tipo così. Sì, è pieno di gente rimasta così. Noi stavamo andando a far esplodere qualcosa, capo. Bene, tutto in regola, ovviamente. Non facciamo esplodere case nessuno. Arrivo subito. Stava bene, non ho visto un cazzo. Andiamo a far esplodere tutto. Ah, molto bene. Viene anche un poco di bottoni. Ma quelle servono a far scoppiare tutto. Sì, esatto. Andiamo, basta far casino. La moto è qua. Vince, ma quindi hai provato a vedere se funziona metterci la monnezza? Ma ci ho provato, ma non funziona. Non è ovvio. Le nostre richieste di questi cittadini non vengono mai ascoltate dalle grandi divinità. Bastardi. Non preghiamo abbastanza, mi sa. Sarà quello. Allora, che altezza devo andare, ragazzi? Per scavare. 15 in giù, va bene. Io scendo, ragazzi. Cioè, non verrò distratto. Ho una missione da compiere, la compierò. E avvio di emergenza da colpo di frana. Ma perché? Porca puttana, ma scusate, ragazzi, scusate. Sono dentro di nuovo. Te stacco ste cazzo di shader, vaffanculo. Se no, muori. Occhio, bomba. Ok, l'abbiamo sentita. Oh. Eccoci. Bomba. Bomba in buca. Ma comunque si scava a 15 per la netherita, Io sto scavando a 14. Dove c'è la pietra nera non la trovi la netherita. Sì, dipende dal bioma, però io premo F3 ma non capisco un cazzo qua. Dove c'è scritto in che bioma siamo? Bella domanda. Oh, li ho trovati sopra la mia testa. Ok, qua si trova. Brum! No, c'è un tunnel infinito qua. Ok, sto per far esplodere tutto, ragazzi. Sto scoppiando. Tutto. Bomba in buca! Ah! Benvenuto nel mio mondo. Eccolo, due. Ecco qui. E comunque, già ancora non ha tutti i torti. Io anche nei miei mondi ho sempre trovato molta più nederite scavando che facendo esplodere. Lo so, però è più divertente. Anche perché sennò che cazzo ne ha fatto a fare la fam di creeper? Infatti. Bomba in buca. Ma era solo uno. Schifo. Oh. Guarda qua. Io ho ucciso una sorta di gorbio verde per terra, tipo una caccola, non capisco cosa. altri due. E dai, solo quelli. Ah, eccone altri due. 4. 5. Not bad. Madonna, ma che buco di culo c'hai? È andato discretamente bene. 13. Cioè, Vincenzo che sta spacciando. Bella, Harry. Quando mi dà quello? Quello quale? Ma chi è che sta spacciando qua? Oh. Io? Chi è che vuoi che spaccia? Scusami. Vuole mending? Lui spacca pure. Io ho fatto 2 stack d'oro, 2 stack di ferro, 2 stack di redstone. Buono. Mi ricorda qualcuno questa skin? Ah, ma è quello che lavora alle poste. Sì, infatti l'ho trovato lì. Sì, sono io. Vuole entrare alle poste? In realtà no. Lei è sicuro? Sono un ottimo lavoratore. Se lavora alle poste ho i miei dubbi, sinceramente. No. Quanti Ancient Debris c'hai? 23. Ne vuoi cucinare? Passameli che ne facciamo tanti. 56 ne abbiamo. Che diviso 4? 9. No, più. Scherzavo. Ho detto un numero a cazzo. Allora, considerando come funziona su Pandora con i plugin che ha messo, si crafta proprio come fosse un qualsiasi altro materiale. Quindi per il piccone ne servono 3 lingotti. Ah? Davvero? Sì, non lo sapevi? Perché non posso aprire questo? Ah, nemmeno io, però. Quello. Non lo so. Lui ci fa pollaiato avanti a casa nostra. Sono tornato qui perché ho notato note sismiche all'interno del villaggio e pertanto sono arrivato alla conclusione che è nato un vulcano. Non sapevo che Pompei fosse in Lituania, molto bene. Pensa a quelli coglioni che hanno fatto una casa là sotto. Purtroppo questa è una disgrazia molto tragica. Sì, per loro fortuna attualmente il vulcano non è instabile, è totalmente dormiente. Meno male, allora facciamo poco casino così non si sveglia, giusto? Dando le mie traiettorie, le mie circonferenze. Dovesse eruttare, quindi fare una pioggia lavica, un tanto di palle di fuoco, una palla di fuoco potrebbe atterrare addirittura laggiù. Ma per caso è in territorio anche l'emporio della rana? Questo è da verificare. Lo scoprirò solamente durante l'eruzione, che sarà circa tra 2745 anni. Vabbè, aspetta. O perlomeno il tempo per la quale entreremo nell'end. 2000 years later. Oggi ci sarà la fine di un'era, l'inizio di una nuova era. Così si presume almeno. È la fine. Dobbiamo prepararci. Facciamo un poco di razzi, che dice? Sì, fai i razzi. Io ho fatto un po' di carote d'oro. Abbiamo poche gunpowder, sai? Però basta per un po' di razzi, secondo me. Mi tocca fare razzi qui.
quelli un po' più scrausi. È vero, sai che c'è? Cosa? Fanculo i razzi. Tiriamo le uova al drago. Vabbè, quelli... Riempiamo l'end di polli. Quello è una buona idea, possiamo farlo indubbiamente. Salve, allora, io ho un po' di Gandbauer. Uno stack e 25. Accettabile. Non fa da quando c'è un vulcano là sotto? È spawnato dal nulla, un po' come è successo a Pompei tanti anni fa. Condoglianze per quelli che ci stanno sotto. Cioè, diamo l'ultima sniffata a questa meraviglia che non potremo usare. Vai. Domanda. Io forse so chi potrebbe comprarvi quel blocco. In realtà non volevamo vendere, lo volevamo utilizzare. Però ci è stato detto che non si può utilizzare. Ok. Io posso dirvi una cosa, che il presidente sta facendo praticamente il suo museo della palla. E gli serve quello. Prego, mi dispiace che il presidente lo voglia gratis. Allora, il fatto che io non so che leggi ci sono riguardante a quello, però potrei parlare col presidente, occhiolino occhiolino, favore favore. Ci penseremo noi, non si preoccupi, noi siamo molto bravi a questi generi di trattative, dico bene. Voi pensate al prezzo, che insomma intanto me lo fate sapere tramite messaggio. Faremo sapere che il prezzo, perché, assolutamente. Cioè, sapete come vanno qui le cose di Pandora? Stasera si va nell'end, capace che andiamo nell'end e finisce la serie. Quindi meglio fare tutto prima. Va bene, vendiamo subito. Intanto là si sta picchiando. Vedo molto bene. Se picchiano la rana va benissimo tutto. Riso e lenticchie, secondo lei è un ottimo pasto o meno? Ma che cazzo mi scrive Poldo? Non è male riso e lenticchie. Completa il profilo aminoacidico vegetale. Sta seriamente. Ma chi ha fatto una domanda e rispondo. Della ricotta. Preferiresti mangiare tipo della ricotta di tua madre, Vincenzo, oppure della carne umana? La ricotta. Riso e ricotta. Possiamo smetterla però, per cortesia. Sto cercando di condurre una serie come Family Friendly. Allora, che sta facendo con quello scudo che copre tutto poi? E certo, non si pare. Comunque volevo fare mettiamo la sala pizza, Vincenzo. L'arredamento è veramente bello, di ottimo gusto, è veramente molto bello. Vincenzo, ma li ospitiamo tutti in pizzeria? Andiamo. Tra un po' c'è la partita, tra l'altro. Questa persona gira col culo sdraiato. No, ho sbagliato. Volevo zoomare. Vince ha sputato contro le vele. Senti l'ambulanza. Sta arrivando per te l'ambulanza. Arriva per te l'ambulanza. Signor Musso, ora lei ha vinto il posto di Luca. Lei si siederà qui. Ecco. Oh, perfetto. Mi sento proprio a mio agio. Prego. Allora, questo è il tavolo di chi c'ha i soldi. Mamma, come sei liberato subito. Il tavolo di chi c'ha i soldi, tutti via. Con solo un lingotto può prendere. Allora, una per me e una per il signor Poldo, così prova la vostra fantasia. Che benefattore! Ce l'avete con l'ananas? No, perché siete una grande pizzeria. No, ce l'abbiamo. Casa c'è, però non c'ho voglia di andare. Io ti controllo, se provi a dire qualcosa di brutto è finita per te. No, ma appena è quello del Fuse canale Gamer. Di Fuse Gamer. Cazzo, ha detto? Quello del canale di Fuse Gamer. Ma chi? Io non so Diego. Chi sia, però. Ma penso sia un insulto. No, nel canale di Fuse Gamer c'è sempre una foto di Maradona. Ah. Beh, riprendiamo la pizza allora. Ok. Ti ha fatto gli underai. C'era un po' il brosidente. Ne ha tipo 4-5 brosidente. Basta. Signori, siamo qui. Posso approfittarne un attimo? Sì. Fate casino, non si parte? No. No. La gita scolastica. Ok, perfetto. Il viaggio nel Posso portarmi la Switch? Cosa? Ci siamo tutti? Siamo tutti qua? Yes, sì. Perfetto. E allora forse. Direi che possiamo cominciare il nostro viaggio. Abbiamo davvero soltanto 5 Ender Eye? Io ne ho 3. Io ne ho 2 stack, però non so. Forse ne ho qualcuna. Però Ender, è tuo figlio. È tuo figlio. Uccidetelo, che è pericolosissimo. Verso Fiumicino. Uno. Dico, insomma, oddio, direzione Scampia. Andiamo. Ma io direi di tirare dritto per un po'. Devo prendere un souvenir per i miei. Sì, però. Sì. Ma a sto punto, se non mi guidi in acqua, non lo facciano. Ragazzi, scappa la pipì, torniamo indietro. La puoi fare in acqua. Avete mai visto un pollo fare pipì? Vince la musica. Mamma mia. Ma che cazzo è sta musica? Ma che cos'è sta cosa? Bambi, bebito, fiu fiu. Mello de cioccolato. Siamo arrivati a Udine, raga, pit stop. Ma si può sapere dove stiamo andando? Boh. Io non lo so, raga. Se vi fermate un attimo, magari. Grande, è di là, dritto. Allora andiamo dritti. Ma perché? Uccidete tutto! Uccidete tutto ciò che trovate! Come i conquistadores! I conquistadores! Sparate a tutto ciò che si muove! Ma no, la storia non deve ripetersi! Uccideteli!
Stiamo uccidendo i popoli della mia terra di origine. Sì. Fiumicino. Più o meno qua sotto. E qua si è rotto. No. E deve essere qua per forza. Ok, tutti qui, vicini fatti. A me. Quella madonna, what the fuck? Ah, signor Jiang, qua ci facciamo malissimo. Non si preoccupi, non è un'idea di merda, io sono dottor Jiang Estin. Dottor Jiang Estin, sa che è dottor Jiang Estin. Ce l'ha. Procedere. Converrà a tappare poi. Ah, tanto c'ho respirazione, cazzo meme. Sì, quello sì. Tappa. Siamo arrivati. Siamo arrivati a posto. Oh, faccio. Ma è un puttanaio questa, non è casa di Vic questa volta. Penso di esserci. Mi fa una foto. No. Ma come? Ma siamo all'aeroporto. Ah. Eccola, l'abbiamo trovata. Eccola. Ma era facilissimo. No, bro. Vabbè. Raga, io ho visto il video di Kendall. C'è la stanza segreta qua sotto. Aspettate. Vediamo. Mm-hmm. Mamma mia, sfatta questo mito. Ah, il mito. No, ah, ragazzi, sì, sì. Ha mentito. No, no, no. Disiscritto. Era... Residente, piazza non le palle. Foto, foto, foto. È vero, sì, foto ricordo. Esatto. È vero, per senza la miniatura. L'armatura. Io ripeto, una volta che ha aperto il portale, con calma. Andiamo uno alla volta. Mm-hmm. Sì, sì, sì. Dentro. Giusto. Vabbè, ragazzi. Pensavo fosse il rumore del drago ruttatore. No, raga, il drago di Fiumicino. Manca Franzo. Perché manca Franzo? Questa è la vera domanda. Ma chi è Franzo? Io lo faccio. Non è il fratello. Oh, cos'è sto posto? Guarda quella spada fighissima. Che cazzo è quello? Aia, aia. Oh mio Dio, non si è mai visto. Cos'è Kang? Kang, beccati le uova, pezzo di merda. Uccidete Kang. Aia. Ma dobbiamo distruggere i cristalli. Mi consente niente, aspettate. Salve. Oh, ma aiuta, non vuoi aiutarmi, si deve. Stavo cambiando i settaggi. Ok, sei pieno di gente. Ok. Oh, che casino. Figa, che lancio. Presente, ma se entrassimo in quel buco con gli occhi... Dice. Cosa succederebbe mai? Penso che finisca tutto qui e basta. Io eviterei il signor Super Pasquale. Ma ci deve essere un modo per fermarlo, però. Ce l'ha con me, ce l'ha con me. Tanca, Vincenzo, tanca. Ok. Ha subito un bel po' di danno. Ok. Oh, porca zozza, raga. Tipo una choke slam di Big Show. Spostatevi, sì. Provo a deserarlo. Per tutti i VGF. Che cos'è questo affare? Portatelo da me. Non lo so. Oddio. Portatelo da me. Aia. Vieni qui, bastardo di un Kang. Sì. Penso abbia funzionato. Casino, non ha molto effetto. Ecco, c'è perfetto, Gianco, perfetto, perfetto. Vai, Gianco, vai, Gianco. Vai, Gianco, vai. Vai, Gianco, oh, fammi uscire. Raga, manca poco, raga. Io sparo anche se ci sono tutti, non me ne frega niente. È morto. Raga, ancora qui, ancora qui. Il colpo di grazia. Ah, è già la lancia del razzo. Un altro portale? C'è tutti. Franzo, ci sei sto giro? Prima c'è sta il presidente. Sono qua, sono qua. Ah, è cura, sono qui. Siamo in paradiso. Siamo finiti nella mia cam jar. Raga, che cavolo vuol dire l'indirizzamento all'universo più vicino? L'universo di Fiumicino. Solo perché ho lanciato un razzo. No. Oddio, oddio. Oddio, sta la fermezza. C'è la birra in questo universo. Birra. Birra! Birra! La birra! Don Berro, la birra! Sono un poliziotto, lei non è più napoletano! Aspetta, ma anch'io sono un poliziotto! Bella birra! Ma che quel manifesto là? Quale manifesto? E lo succede nella mia capella! Ma chi è che ha fatto sta cosa? Ma la vera domanda è, ci sarà Teronas? Se non c'è Teronas, io mi ritiro. Non, niente, non farò Pandora 4. Ma era morto, no. era morto. Marescià, c'è un castello strano dietro la caserma. Dobbiamo andarlo a vedere. Andiamo a vedere. C'è un castello strano lì. Infatti, ma chi l'ha costruito questo? Forse ha costruito dado a tempo perso. Bello. C'è il tavolo da biliardo. Oh, bello. Guarda un po'. Sì. Ma perché lo stai visitando? Tanto non è canonico questo. What the fuck? Vietato essere capitalisti ammesse solo patate, giusto? Uè, figa, sto posto non mi piace però, eh. Ma lì c'è l'entrata alla montagna russa, quella. Andiamo a dare un'occhiata alla montagna russa, va bene. Ma mancavano pochi secondi. No, si è accorto. Stia giù. Ma quindi non c'è Pandora 4, ragazzi. Ci hanno mentito. Come no? Certo. È Pandora 4 questa? Sì. Sono io. Voi siete Juventini adesso.
Ok, no, sì, spero sia Pandora 4. Ma cacca. Sì, è Pandora 4, raga, no? L'avevo visto. Ah, no, allora, sì. Vabbè, possiamo svelarlo a tutti, ragazzi. Siamo ufficialmente entrati in 1.19, anche noi. Ma vogliamo fare qualcosa a riguardo oppure teniamo questo così com'è? Cosa? La bandiera la bruciamo? Ovviamente. No, io dicevo la foto di Higuaín davanti alla porta, ma anche la bandiera. Cosa? Ci trasferiamo, basta. Minchia, ci hanno rovinato tutta la pizzeria, quindi. Sì, io la pizzeria dobbiamo guardare dopo. Allora, questo è ok. Oddio. Ah, posso. Tutto normale. La differenza è che non c'è più nessun item frame qua. Vabbè, dai, ci è andata abbastanza bene. Fuck the police. Tu vieni l'ultima volta. La polizia non si fa proprio rispettare in questa città. Ah, ma lei è una Fabriziotta. Da oggi la chiamiamo Fabrizio. Fabrizio. Ah, Fabrizio, abbiamo bisogno di un lavoretto. Vediamo se posso magari magicamente farlo o no. Vediamo. Avete visto che è cambiata la mia bandiera? Sono diventato ufficialmente francese. A noi ha messo il poster di Higuaín con France. La maglia della Juve. C'è andata decisamente peggio. Anche... Non penso che abbia aggiornato tutto il pacchetto texture e mod. Avete, avete del cibo? Certo, un lingotto d'oro. Ci abbiamo la pizzeria. No, io perché se tocco lì muoio. Non posso toccare. Ah, aspettate un attimo. C'è una cosa importante da fare, ragazzi. Venite. Una voglio vedere la locanda di Gianco, che è importantissimo. Perché che cosa succede alla mia locanda? È importantissimo. Dove è Giacomo? È rimasto lì con la creatura paleolitica. Lo chiamo. Giacomo? È una creatura paleolitica. Ma non lo può dire. Continua a sbagliare. Quanto ti lamenti? Oh, da dove vieni? Con stai zitta, libanese. Ma che cosa c'entra Libano adesso? Come cazzo si parla? Adesso è francese. Fermi, lasciate in pace. Mi ha pure preso la spada la libanese. Così impari. Vabbè, ma qua c'è un'anatra che fa. Vabbè, porco Dio, mi sono rotto i coglioni. No, fermi. Ho 10 di netherita, aveva Pog. E Giacomo è già morto, incredibile. Ho dato 5 minuti. Ma quanto? Me l'ho tolto pure sì. È importantissimo, raga. Venite. Dentro, è una cosa incredibile. Però, raga, se voi fate questo. Ma sono sparite tutte le entità, lui torna. Ecco ma qua. Scusami. Avete visto? Non c'è più Giacomo. Risolto. È ancora quel bug da Pandora 2. Ma perché non sapesse Giacomo crasha come viene suonato la campana. Allora, però la ragazzi campana. Devo aspettare in realtà che rientra e ritestare. No, può essere una... per favore, uscite dalla mia locanda. 1, 2, esci. Fulmine, attivati, fulmine. Sono imbattibile, lo scudo del Napoli potentissimo. Fai qualcosa, polizia. Ma non ha poteri, cazzo sicuro. Lo capisci? Sì, sto spaccando tutti i vasi della caserma. Aia. Tentato omicidio. Din 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 ma colpisce a me la polizia di merda. Suona Vince, suona. Non toccare. Quante campane ci sono in questa taverna di merda? Che cosa sta facendo posto? Sì, sta sempre i coglioni questo. Basta, scusatemi, che altro devi sentire? Madre, mi hanno guinzagliato. Basta far casino. Io dicevo, io porto un 48. Esatto. Guinzaglio. Presto. No, ti ho visto. Me non hai capito un cazzo. Ma sono scoccato da un'altra parte. Madonna, questo bastone che mi ha dato questa rana non fa un cazzo di nulla. Vado a prendere le pozioni di velocità, ragazzi. Speed 2. Oh, ne ho. Soltanto due, però le ho. Andiamo. A quanto pare non ho la skill. Basta, ti sbatto in prigione. Ero tu, coglioni tu. Come mi ha preso? Vieni. Come l'ha preso? Arrestato. No. Vieni dentro. No, mi ribello. Ti ribelli cosa? Entra. Mi ribello. Dentro. Mi hanno arrestato. Vince, fai qualcosa. Aiutami. Tiro più forte io. Colonnello, aiuto. Tiro più forte io. Sono fortissimo. Mi hanno legato. Vince, staccami. Vi lascio aiuto. Solo questo. Fermi immobili. E adesso chiedi pure aiuto. Mi suiciderò davanti a tutti. Ma non si può. Mi sembra un po' esagerato comunque. No. Resti a fermo. No. Allora, rifixi quel palo per cortesia, se ho BCL. Perché l'ha liberato? Non l'ho liberato. Ma non lo... Sono libero. Non sono più libero. Allora, questi cittadini sono pericolosissimi. Userò subito la mazza elettrica. Non ti permettere. Manca qualcosa. Ora bisogna pensare a qualcosa. Sono ancora legato, non so come liberarmi. Posso suicidarmi, sì. Il fuggitivo.
Vabbè, tolto le scerienze, devo riuscire a fargli il pezzo a questi. Ah, giusto, c'ho l'Ender Chest. Allora, vediamo cosa sacrificare qua. Ok, mica è preciso, manco a farlo apposta. Commettiamo il Sudoku! Bene, 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 siamo fuggiti. Vince, sono evaso, ce l'ho fatta. Io sono sotto, mi hanno inchiuso dentro la gabbia speciale. Tranquillo, verrò a liberarti. Io ho messo tutto nell'Ender Chest e mi sono suicidato. È stata una 2000 IQ move. Adesso però bisogna riuscire a riprendere la Ender Chest. Oh, ce n'è una qua, easy. Dobbiamo riprendere Vincenzo, ragazzi. Sono libero, Pasqua. Come ti hanno liberato? Boh, mi hanno liberato. Io stavo evadendo. Ma come? Io stavo per venire a prenderti. Fatemi sbattere in cella, cazzo. Ero già pronto. Raga, non mi fido di Gianco. Prima voleva sbattermi dentro, adesso invece fa l'amicone, non lo so. Mi hanno rinchiuso. Bravissimo. Ho sbattuto in cella perché rompevo i coglioni. Giustissimo, adesso vedo di arrivare. Vincenzo, dobbiamo fidarci di Gianco. Mi ha detto che vuole aiutarci per farti evadere. Non so se fidarmi di lui, però. Mi sta perculando. Chi, Gianco? Sì. Forse è un modo per fare la distrazione. Non lo so, dimmi tu. Boh. Ecco, Gianco, quindi vuoi collaborare per il rilascio di Vincenzo? Il dottor Jenkinson è disposto a collaborare con quelli di Scampia, a patto che riceva, come si dice, un piccolo pagamento in tritolo. Si può fare, si può fare. Posso fare un'esibizione qui davanti alla piazza? Vai, io sto scavando. Tu fai l'esibizione, cacciali fuori. Cittadini, un'esibizione del dottor Jenkinson. Che succede qui? Che a cazzo è stato? Terra, che bordo terra. Che cazzo casino? Vince, è fuori, ma che cazzo? Vabbè, niente, andiamo, non si capisce nulla. La polizia non vuole tenere nessuno dentro. È stato salvo, si è liberato. Se ti posso dire, mi hanno liberato. Non si sa come, ma si è liberato Vincenzo da solo. No, ma proprio non ho neanche tentato di evadere, cioè proprio mi ho detto esci. Ah, vabbè, niente. Ma se bruciassimo la bandiera della Juve, intanto la butto lì. Sì. È un inizio. Sì. Ecco perché. Stiamo aggiustando. Sì, stiamo aggiustando. Sta crescendo la pizza all'ananas. Ah, vero, ma tu non hai visto. C'è un nuovo tipo di pizza abbiamo fatto. No, non l'ho vista. Ho inventato un nuovo tipo di pizza. È modificata. Vabbè, andiamo a vedere sta pizza modificata. Vogliamo vederla qui, la pizza? E vai, falla qui. Sei pronto? Mm-hmm. Vediamo col colore giallo cosa esce. Cazzo sarebbe sta prosciutto, cosa? Prosciutto, olive, credo. Prosciutto e funghi sarà. Boh, sembra la faccia scrausa di una persona. Don Berro non ci vede, vado a colpirlo. Ok, okay. Boh, dannazione. Non si. Aia, aiuto, aia, chi è stato? Ah, oh, l'ho vista. Dove sei? Che succede? Aiuto, non vedo Don niente. Don Berro è cieco, Don Berro è cieco. Non vedo io, cieco. Io ho la cura per te. Salta su questo blocco. Salta. Ma siete già andati? Non ci voglio credere. Ok, adesso? Adesso perfetto. Vedi che ti sta mandando le macumbe. Salta. Le good vibes? Sono gli infrarossi quelli, ti sta mandando i JPEG. Uh-huh. È una cura ultrasuoni. Sì, vedo che finalmente sono di nuovo vivo, forse. No. Vicino più che altro. È contro il B, è contro il B. Anche il presidente cieco. Pier, fermati, ho la cura. Allora, guarda, salta su questo blocco due volte. Vai. Uno, due. Non è servito una sega. Volete il trattamento onde e siamo andati. Devo scoprire se veramente fa qualcosa. Poi dopo, se volete, potete assaggiare la pizza. Allora, saltate sopra. Uno alla volta, andiamo insieme, Vince. Vieni. Va bene così. Tutto. Girati però, cioè, cos'è qua nella schiena? Cioè, oddio, Vince. Oddio. Questo sì che riporterà in vita la nostra relazione. Non era proprio questo l'utilizzo, ma potremmo aprire. Ma no? Se volete assaggiare la pizza. Andiamo. Ah, c'è la pizza nuova, abbiamo. Comunque abbiamo anche roba in vendita se qualcuno fosse interessato. Vediamo. Diamante, uno stack. Slime, un diamante, 16 pezzi. Ah, il corso per imparare a leggere non lo facciamo purtroppo. No, metà delle parole non le conosco io ancora, raga. Ah, infatti. Ah, ma penso che sia perché ha scritto Vincenzo, se forse è per quello che non capite. Volete ve lo spiego io? No, è che so, leggo solo le vocali. Ok, quindi è A-E-A-A-U-O-A. Eh sì, però sono le altre che non capisco. Certo, almeno uno dei due potrebbe leggere consonanti e uno le vocali. Provate insieme. Ma tu sai leggere le consonanti. Allora, la A, E-A, E-A, I-E-O. Ma così evochiamo un demone, mi sa, non lo so. Mending? Ce l'abbiamo? Allora, sì, ce l'abbiamo anche quello. Allora, stiamo facendo gli una volta sta a 40 diamanti a pezzo. Visto che dobbiamo fare il fuori tutto, e di conseguenza facciamo sconto 15 diamanti l'uno. Facciamo tipo 70%.
70% di sconto. E se non è proprio 70% è perché non so contare. Sì, noi non abbiamo imparato ancora a contare i soldi. Adesso è un baratto. Sì. Questo blocco che non ha nessuno a parte me nel server. Potrebbe diventare vostro. Esatto. Due mending per questo. Vuole darci il blocco del suono per due mending? Per l'incula. Nel senso, bello. È unico. È ma nuovo, davvero non ha nessuna utilità se non a fare il suono. Allora, questo qui evoca il Warden. Okay, però non funziona a meno che non sia naturale. Cioè, se lo piazzi tu non funziona. Esatto. Cioè, se ti entra qualcuno in casa, lo metti lì, calpesta e fa... Ragazzi, ma voi avete fame? Perché io ho pronta la pizza per voi. Venite, venite. Allora, potete sedervi se volete. Che bello, ma questa è una tavolata della Lazio, quindi... Ecco a lei, pronta la pizza. Ecco qua, a lei col prosciutto. Ma quella è occhi e... Che cazzo hai combinato? No, che cosa hai combinato? Beh, mangio, hai rovinato tutto. No, ma bisogna... Non l'ho mangiato. Hai rotto tutto. Ma che schifo. Ma che cazzo te l'ha passata sta ricetta? Ci ha passata Luca. Mamma, schifezza. Togli il pattume, via. Vabbè, comunque per il blocco per... sonoro io posso offrire massimo un bending per quel blocco. Non penso ne valga due, mi dispiace. Dai, va bene, ci sto. Un bending. Poi se ne volete altri sono 15 diamanti al bending. Ho detto, Vince, che stiamo facendo la svendita, i saldi estivi. Sì. Va bene, allora accetto lo scambio, se ce l'avete. Solo qui. Uno? Sì, solo per uno. Ora sì. Prego. Ma viene lo scambio. Così, alla vecchia. Ti consiglio Zappa Silk Touch, è l'utensile giusto. Se solo avessimo il fabbro, deve farci un lavoro qua, ma... Perché non andiamo un attimo a fare uno scherzo tra il fabbro allora? Ok, andiamo a mettere qualche pollo. Andiamo a mettere qualche pollo dentro il fabbro allora. Oh, ecco il fabbro. Oh no. Ma il fabbro, ah no, è un francese. Andate via. Il fabbro non è un fabbro. Come andiamo via? Francese. Quindi è un francese con la R tedesca. È francese. Ma perché francese si sputa? Oh, mo sto francese riempio tutto di polli. Attende che mangio un sacco di uova francesi, eh. Quindi se è francese penso che piacerà assaggiare un colpo di questa. Ecco. Aia, signore, non ma come? No. Ah, non è un'attrazione tipica? Un'attrazione tipica a prendere la baguette? No, signore, ho sbagliato forse. Scusi, francese, ma è il fabbro? Non capisco. Francese? Ah, potrebbe mettersi, per favore. Oh, ascolta, inizia a lavorare, che sennò qua facciamo diventare Notre Dame, sto posto. Nel senso che vuole farlo diventare un luogo sacro per la chiesa, lei dovrebbe esserne contento. Sono in pizzeria, che sta succedendo? Ma che cosa sta succedendo? Fuori da qui! Non vogliamo... Via, sparisce. Le tre merde. A te sti francesi o non lavorano, okay. Vengono solo a rompere il cazzo. È un locale che lei ha visto su GeoGuessr, signor... Sai cosa potremmo andare? Eh? Non so se è acceso il Nether. Ah, dici che ha cambiato qualcosa il Nether? Penso di... Diamo un'occhiata, va bene. È un po' saperto. Ma? Dove cazzo siamo acceso. Finiti? Porca sera, sembra di essere a Milano. Sta nebbia del cazzo, sì, veramente. Sembra Rufiera a mezzanotte. Oddio, ma c'è il pigman con la carota e il bastone che sta portando in giro il porcello della lava lì, non so come si chiama. Li possiamo portare nell'overworld, ragazzi, sopravvivono? Sì, diventano tipo blu. Minchia, li mettiamo sul Vesuvio, è vero. Io sono a casa, stai fermo. Aspetta, ma usa il... Ok. Tanto corre. Vado a prendere quell'altro. Vai, sellalo. Andiamo. Ok, andiamo. Guarda che figo andare in giro con questi. Ok, ci siamo. Occhio all'acqua, occhio all'acqua. Guarda che signori che siamo, mamma mia, con questi. Sembra tipo quando c'è la sfilata del sultano che cammina sull'elefante, no? Uguale. È vero. Dove vuoi fare il buco? Uno tipo di questi parcheggi. Uno di questi. Bene, tu come lo vuoi chiamare il tuo? Whisky ragnetto. Allora, questo qua è Bobby. O questo è Bobby? Boh. Boh, uguale. Cazzo, se l'hai curati. Ok. Cambia niente. Bobby e Whisky. Oh, ecco. Guarda che qua. Belli. Vedi, Whisky già si fa riconoscere. Sta sopra la lava e comunque non sente freddo. Ecco. Oh, no, è uscito, è scemo. Allora è proprio il mio whisky. È proprio il tuo whisky, sì. Ma è sempre una torta. Ciao, Pasqua. Ah, ma appena fatta sì. Rispetto. Hai visto, signor Franzo, il mio nuovo bolide? Ecco. Sì, me l'ha già mostrato. Ha già mostrato Vincenzo. Bravo, Vince. Certo. Ma già fatti gli affari, Pasqua. Hai venduto, bravo, ragazzo. Così si fa. Bravissimo. Ma sappi che me ne servono ancora più avanti. Bene, bene. Ne venderemo altre, allora. Un attimo che lo porto avanti al fuoco che ha freddo, ragazzo. Vieni, Bobby, certo. Andiamo. Io tanto devo andare. Ecco qua. Una buona qualsiasi cosa. Arrivederci. Arrivederci. Pasqua, non c'è un sacco di cose. Dove? C'è l'enciclopedia vicino all'Emporio. Ah, ok. Bisogna comprarla? No, no, è gratis. Ma puoi guardare quanto ti pare. Ci sono tutti gli oggetti nuovi che ci sono. C'è qualcosa da comprare all'Emporio? No. Cioè, io ho visto il boomerang e ho detto: ah, quanto costa? 30 diamanti. Vabbè, bello. Torno a casa e l'ho craftato. Va bene, oggi facciamo un poco di esplorazione. Che dice? Svuota pure le palle. Prima di partire, consiglio
consiglio di andare all'enciclopedia, che ci sono segnati un sacco di posti. Ah, mi sembra una buona idea. Ok, facciamo un salto adesso. Salve. Posso vendere un boomerang per 20 diamanti? Oh, che bello. Io purtroppo non ho dei diamanti perché sono troppo rari per me. Posso pagarli con questo materiale incredibile? Allora mi dia un blocco per un boomerang. Un blocco per un boomerang? Signor Gianco, lei cosa ne pensa? Cosa potrebbe essere più utile? Io penso che il blocco glielo dovrebbe dare il signor Nova per farle comprare quell'oggetto. Vale così poco? Sì, praticamente ti deve pagare lui per vendere. L'emporio è completamente andato a puttana. Lei stia zitto, l'emporio è ancora chiuso. Mi sembra aperto. Faccio qua, c'è il libro. Allora, devo servirmi per forza? Se volessi leggere in piedi? Deve fare pure faccia techbook, se no non può cliccare. Lo prende in mano. Ok, grazie. Va bene, andiamo, vince. No, 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 mi serve qui. Me l'ha detto lei, techbook. Io l'ho preso. I due libri devono rimanere qui. Ok. Puoi cliccare per oggetti della quarta pagina. E poi c'è le descrizioni che puoi cliccarle. Vabbè, vince, seleziona un oggetto, andiamo a cercarlo. Scegli quello che ti piace di più. Così poi lo riconosceremo. Ovviamente non sapremo a cosa servirà, perché non possiamo prendere il libro, però... Woodland Mansion Basement. Non ti dà le coordinate? Non penso funzioni così il libro. Ti dice che cos'è. Ho capito. Cioè, l'anello si crafta. Si trova pure questo. Boh, starai in quella Woodland cosa. Scegli un oggetto, cerchiamo quello. L'anello. Ci sono anche mille altri oggetti in giro che non sono in enciclopedia. Ma di base quelli che trovo in giro non sono qui. Altra roba. Giusto. Va bene. Questa roba in più, in plus. Interessantissimo. Arrivederci. Da che lato vuoi andare? Gli altri andati tutti tipo di là. Noi andiamo da un altro lato. Allora, l'anello normale sono 10% di attack speed. Con la netherite il 20% in più. Poi c'è anche la roba del danno. Cioè, mi stai dicendo che potrebbe avere un'utilità la netherite? Sì, sì, emoziono. Esatto. Vedi che dovevi leggere. Ascolti, c'avevo voglia di leggere, ma si scemi. Io ho fatto l'itis. Qua c'è un villaggio, fermiamoci un attimo. Ma che è sto blocco? Ovviamente è nuovo. È fango. È quello di fango. Okay, eh sì. Okay, sì, è la 1.19. Questo si chiama gioielliere. What the fuck? Mi sa che è un villager custom questo. Ma se ce li desse lui gli anelli? Si chiama gioielliere. Cosa ne pensi? Dici livellato? Non so. Potremmo provarci. Teniamolo lì, poi vediamo. Oh, ma che è quella struttura gigantesca là sopra? Guarda un poco. Ma sembra il coso dei pillager e basta. Sì, ma ci stanno i villagers qui, non ci sono i pillagers. Che però non lavorano. È tipo una città volante. Oh, lì c'è una cesta. Vediamo un po'. C'è un cazzo. Qua dentro ci sono un po' di ampolle. Lol. Qualche ampollina. Oh, Drunk Axe test. Non so cos'è quella roba, ma l'ho preso. C'è la testa di... Dio, sì. Che cazzo è? Everyone damn it sobs. Ma io ovviamente me la metto subito in testa. Ah, niente. Una maschera, tipo. Guardami. Boom. Mettila in testa anche te. Però non serve a nulla. È una testa. Una testa di cazzo. Sì, abbiamo fatto tutti e quattro i pillar in teoria. Mi sa di sì. C'è un cazzo qua. Interessante, però non abbiamo trovato nulla di particolarmente utile. Tiriamo dritto in là? Sì, possiamo continuare a andare dritti. C'è un villaggio a sinistra. Ho trovato della roba. Oh mio Dio, cosa ho trovato? Guarda qua. Ma che è sta roba? Mi sa che si fanno gli anelli qui. Vi richiede un lingotto di tra oro, ferro e netherite, pare. Più 5 polvere di ametista. Poi non so cos'altro va a destra. Penso uno di questi cristalli. Aspetta, oh, rubiamolo, facciamo così. Allora, ci manca la polvere d'ametista, la prendiamo all'altro villaggio. Ce la dà il gioielliere, quindi immagino dobbiamo semplicemente andare a prendere gli smeraldi a casa e possiamo farci l'anello. Oddio, quanta gente. Perché arrivare fino al gioielliere quando gli possiamo fare un tavolo a casa? Se nessun villager ci aveva il lavoro, vuol dire che non si può prendere. Io ci provo. Toglio, piazzo qua. Forse lui Ah, invece molto bene. Possiamo continuare a esplorare tranquilli. C'è qualcosa che vola là sopra. Un villaggio volante. È strano perché è proprio fatto con i blocchi da Nether. Penso ho fatto con il culo. Che cazzo c'è su un libro incredibile. Che c'è? Mending. Non lo so, c'è un libro. C'è un ghast là, guarda. La texture è anche quella. Gli tiro una freccia, sparo. Sparo. Piu. Oddio, è un ghast davvero. Ma non muore. Ora muore. Occhio, prendilo. Ma non l'ho preso, cioè ci sono passato vicino, mi è scoppiato addosso. Ok, cioè, ce l'ho in mano. Cosa dice? È una specie di maledizione, perché ha la scritta rossa. È per capire se il creatore di sta cosa è stato così pazzo e dire, boh, mettiamoci 40 miliardi di vita, oppure sono proprio immortali. Comunque c'è un altro ghast. Sparagli un poco. Intanto sono inutili da uccidere. Andiamo io addosso a ucciderli. Se si svegliano. Si svegliano, vengono distrutti da uno sharpness 5. Un altro sharpness 5 tu. Sì, il ghast sharpness 5. Tempo che lo prendi, quello t'ha già salutato. Sembrano un po' poco abili, come dire. Ma vasci qua, fammi una foto. Foto. Vai, fammi una foto. Bellissimi. Tac, fatta. Picchialo adesso. Sei mai stato dentro un ghast? Io sì. Ma è tipo una casa. Guarda che figo. È la ghast casa, la gas caverna. Nessuno ci troverebbe mai qui dentro. Aspetta, lo picchio da dentro. Sono tipo un parassita intestinale. Allora, andiamo in quel posto laggiù. Aspetta che sparo alla strega. TNT, è un bersaglio. Utile questa cesta. Aspetta.
Avevo visto il bersaglio. Ti fai, non gli spari? Fa schifo sto posto. C'è un cazzo di niente qui. Ma mi sa che abbiamo finito quest'isola. Vabbè, dai, vorrei dire che è stato bello, ma in realtà non lo è stato. Non c'era un nemico, i gas erano fermi immobili, il libro non sappiamo cosa serve. Molto bene, vogliamo tornare, vogliamo esplorare, vogliamo andare a fare gli anelli. Andiamo a fare gli anelli. Se facessimo un giro un po' più largo potremmo scoprire qualcos'altro, sai. C'è una barchetta. Oddio, andiamo alla barchetta. Oh, ma ci sta un pescatore. Enchanted Book Infinity. Ma lo prendo per il meme. Stanno i pesci. C'è un altro villaggio laggiù. Là invece sono degli alberi rosa. Vuoi andare agli alberi rosa o al villaggio? So che gli alberi rosa siano più diversi dal solito. Ah, perché sono rosa, sono diversi. Non fa una piega. Oh, c'è una roccaforte. Hai visto? Gli alberi rosa. Castello ottocentesco. È più bello del castello di Pandora 2. Non potevamo prendere direttamente da qui. Oddio, ci sono dei zombie cattivi. Sì, è con le spade, quindi dobbiamo stare attenti. Sì. Mena sto coglione qua, altro che stare attenti. Ma quanti ce ne stanno? Guarda quanta gente. Sono dei cessi, tanto. Ah, ecco cos'è che li fa spawnare. Ah, mob spawner. Lo rompiamo o lo teniamo? Spawner rimanenti. Per aprire questa cosa dobbiamo spaccare. Ah, ok. Abbiamo la risposta. Meno uno. Proviamone altri. Poi c'è un bottone su una roba oro. Prima di premere il bottone. Ok, vabbè, scusa. Ma non c'è un cazzo qua, ma che schifo. Cioè, vuoi c'è un party qua dentro. Ah, sì, sappiamo sti cretini. Sparite. Tanto si menano anche tra di loro nel frattempo. Lo spawner qui ho visto. Dove sta lo spawner? Qua dentro. Scassa sto. Ok. Oh, un terrabbia. Scherzavo. Oh, qua c'è una cesta. Che c'è? Fa vedere anche a me, fa vedere. Vai, vai. C'è un bastoncino ambiguo. Ho scritto planes qualcosa. È una chiave. Non so di cosa. Perché ci sono quei lingotti enchantati? Sono dei lingotti potentissimi. Aspettiamo a cliccare. Prima rompiamo lo spawner. Da dove arrivano i mostri? Ma non c'è niente. Castle treasure chest. Ma non c'è niente. Vuoi prendere quella roba? Non so come. Qua non so cosa serve. Oh, ok, la spada l'ho messa. Nightly Sword Fragment 1. Un lingotto di ferro anche. Ah, ok, devo buttarcelo. Sopra però preciso. Che cazzo sta a fare questo? Che mi ha dato? Sì, uno! Ma quanti dobbiamo mettere? Ne ho altri 20, però l'andiamo a farmare fuori. Ok, manca l'ultimo. Una stack ne vuole, mi sa, circa. Andiamo a prendere il ferro, che te devo dire. E tu, quanti ne hai buttati sopra? Boh, saranno stati circa una stack, o quasi, di lingotti. Okay. Sto scavando anch'io del ferro, però è soltanto siltouch, quindi poi lo do a te. Ok, io ho 24 di ferro. Oh, tieni, tieni, scavati un po' anche questi. Il barile appeso c'è solo pattume, ragazzi. Purtroppo ce ne sono pochi di interessanti. Un pezzo. Direi che bastano. Ok, piazzalo lì. Ecco. Mo' libero, però dobbiamo cercarlo. Mettiamo sul quadro tutto, distruggiamo tutto. Vuoi ribaltare proprio la zona? In un modo o nell'altro, cosa dobbiamo fare? Qua c'è un falò sospetto che non posso rompere. Era blu, eh? C'era sì. La chiama in blu. C'erano, più che altro uscivano delle anime, tipo. Aspetta che gli do fuoco. Oddio! Oddio, aiuto! Che è successo? Sono dove spawnati sei? Dei mob indiamantati. Cioè, in realtà sono pochi stronzi, però mi ha spaventato sul momento. Adesso mi dà una ricompensa se li ammazzo. Ah sì, una cassa. Oh, calma. Ah, dei diamanti, del un sacco di roba. Ma la Night Sword Fragment era qui. Ma che cazzo. Però ci ha dato un'altra chiave. Torno un attimo nello stanzino sopra, vediamo un po'. Mi verrebbe a dire che serve veramente questo pezzo, perché non me lo spiego. Secondo me si è rotto tutto quando abbiamo aperto la cassa del tesoro. Non c'era un cazzo dentro. Per me doveva essere lì, perché sennò non me lo spiego. Tanto le coordinate le abbiamo, poi ci torniamo. Ah, però, ma che cazzo è quella roba? È molto interessante. Andiamo subito a vedere. Labyrinth. Un labirinto. Wow, che bello. Romperemo tutto, quindi. Io seguo i versi. Qua ci sono già degli zombie. Ok, qua c'è uno spawner. E l'abbiamo già rotto. Qua c'è della lava. Ma questo è già stato esplorato. Mi sembra strano che ne abbiano lasciato gli spawner. No, hanno lasciato gli spawner. Quindi, boh. Oddio. Bastardino con l'accetta. Oh, ma quanto cazzo è tu? Ma non è molto fair così. Lui non subisce danno. Adesso lo butto nella lava. Sta vedendo sto scemo. Vieni, vieni. Stronzo, stai lì. Qui da dove siamo entrati? In teoria, sì. Pratica. Allora, stiamo facendo lo stesso giro. Non c'è un cazzo. Qua c'è qualcosa. Sto coprendo io la lava. No, non lo coprire tutto. Ci potrebbe essere utile. Ah, c'hai ragione. Sì, che è uno stronzo. Oddio. Hai ragione, serviva. È che non ci ho pensato. Ho detto, ma figurati se ce n'è un altro. Ma ce l'hai addosso tu proprio. Un altro sì. Ancora. Ce l'hanno con te, eh? Aspetto qua così. Vabbè. Allora, torno un attimo che mi hai fatto 50 metri. Eccomi. Vabbè, dai, non c'è un cazzo, abbiamo capito. Era già stato esplorato, evidentemente. Qui c'era il blocchetto dove abbiamo ucciso cose. E allora niente, usciamo. Non c'è un cazzo di niente. Andiamo a fare sti cazzo di anelli, dai. Lancialo tu il carrello. Intanto devo preparare la postazione da gaming qua. Dimmi quando lanciarlo. Allora, cambiamo questo e ci piazziamo. Jewelry table. Vai, prego. Arriva. Ok, bro, questo è il tuo tavolo. Come la mettiamo? Forse è meglio se gli tolgo questo.
non so, magari c'è un'interazione particolare. Non è che vanno a bioma proprio. No, ok, eccolo qua, il gioielliere. Allora, smeraldi, vince. Bring the smeraldi. Ne servono una stack per due polvere di ametista. E do per scontato che con due polvere ci si facciano due anelli. Ne servono cinque. What? Ah, per fare l'anello più potente ne servono cinque. Porta tutti gli smeraldi. Scambia, vai qua. Rubai tutto il negozio a sto pezzo di merda. Che questo non lavora. Ne ho scambiati quattro e ha smesso di lavorare, porca puttana. Presto, ne dobbiamo fare un altro. Aspetta che piazzo l'altro tavolo. Lancia. Arriva al villager. Vai a lavorare, non cacar cazzo. Lì. Prendo. Vai, prendine più che puoi. Io ne ho quattro, dobbiamo prenderne 10. Ne ho 3. Passami gli smeraldi se ne hai altri. Ha già smesso di scambiare? Ma come? 3 ne ha fatti sto coglione. Oh, ascolta, non possa rimanere qua a 60 anni. Sopprimiamolo e prendiamone un altro. Qua servono dei diamanti. I lingotti di nederite, spero siano questi e quant'altro. Ok, lingotto di nederite, sì. Più questi. Più diamanti qua. Netherite Ring of Fortitude. Più 1 knockback resistance, più 8 max health. Minchia. Una bomba. Ho capito come funziona. La netherite è tipo la potenza, ok? Gli altri è il tipo di boost, ok? I diamanti tipo ti danno vita. Allora, possiamo fare due anelli. Ma il fatto che non ci sono scritte le cose, perché è scritto male. Leggi nel libro di Nova. It loses durability when... Ah, vabbè, quando muori tiene più... Sì, tipo dura 15 minuti prima che respawna. Comunque non è male. Cioè, che despawna. Vabbè, c'è quello col diamante che dà cuore. Poi prosperity. Fa quello smeraldo. Possiamo vendere questi anelli comunque noi. Certo, certo. Ok, la l'ender pearl. Vabbè, questa è una calamita, ok? Ma fanno tutti schifo. Con la pisazzo ti dà più exp. Dexterity. Ridacci i soldi, rana di merda. Perfetto. Sto a fare l'anello? Sì, non franzo, sì. Stavo finendo di leggere il libro. Buono con il quarzo. Aumenta la percentuale di danno. Comunque mi sa che abbiamo buggato Dungeon dei Ghast. Lo stavo facendo anche io uno, anche uno voi. Poi è comparso un Ghast che ha spaccato tutto. Ecco perché da noi erano fermi. Da noi i Ghast erano fermi, non si muovevano io proprio. L'ho rifatto due volte. Comunque, Vince, quali facciamo di anelli? Quello che danno attacco, se c'è. Quello che dà attacco è con il quarzo. Allora, quello con il quarzo dà più 20% attack damage. Quello con i diamanti dà più 8 cuori. Vogliamo fare quello con danno o quello con vita? Fai i cuori. Poi ci mangiamo una mela d'oro sopra. Cioè, possiamo farli in qualsiasi momento. Cioè, questa la cosa. One ring to rule them all. Oh yes, guarda che cavallone che sono. Vabbè, quindi posso avere 4 cuori in più, ma non lo scudo. Mi sembra molto utile. Vabbè, abbiamo fatto qualcosa. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, direi. Ho anche una cosa super importante. Cioè? Questa. Mamma mia, quell'affare. Oh. Chissà perché è stato introdotto. Questa è la vera domanda. Chi cazzo è che bussa? Arriviamo! Chi è? Cos'è sto casino? Cosa fai? Cos'è sto casino? Vince, ma chi è sta persona fastidiosa? Ah, è il terzo fratello. Ah sì? Chi è? Stolto? È Golden Jumpitech. E sei qui per fare cosa? Qui perché? No, a me non interessa la tua amicizia, mi dispiace. Bisogna di qualcosa. Ah, questo dai a quel cane di tuo padre, non a me. Lui è un sonar, lo sai? Bravo a trovare i metalli sottoterra. Ma non so quanti ne trovi là in cantina. Qua sotto? Qua? Scavo? Vai, vai. Qua, se scava un po' troppo in fondo qua potrebbe succedere un macello. Ho trovato il diamante. Vedi che allora funziona come sonar. Per me qua c'è un trucco sotto, io mi fido. Ah, fa mock, beccati questo. Ecco. Oh, ma a me questi giochetti non piacciono. Guarda che stai scherzando con la persona sbagliata. Sparisci! Ma pensate questo. Ho fatto una cosina, non so se servirà. Una farmetta di cactus. Andiamo a vedere come ha fatto la farm. Poi mancherà l'ultimo piano che non so cosa farci. Cioè qui vorrei ampliare ancora. Tanto non è che ci servano chissà quante quantità di cactus. Però avercele è un plus. Certo, certo, ma mi piace questa mentalità. Hai fatto molto molto bene. Andiamo un attimo dal mago. Prima devo posare un po' di roba qua. Ma che cazzo, che sta succedendo a questo? Guarda, vieni qua. Ma lo vedi anche tu? Sì, non so, è già dall'altro giorno. Prima che te ne andassi. Pure era così, eh. Ho guardato e ho detto e non mi sono fatto domande. È vero, ragazzi, un bong. Cosa teniamo qua? Che servono questi oggetti? Sono oggetti che sono arrivati in realtà su commissione. A cosa servono però? Qua abbiamo lo smartphone, lo tengo in mano e funziona. Posso pure registrare, posso fare i vlog come puoi vedere. Ma me lo fa provare, così decido se comprarlo, se no... Purtroppo non è ancora in vendita, non è ancora in vendita questo. Ma come non è in vendita? È lì. Può vedere, può filmare le persone e fare i vlog IRL in giro. Posso dare fastidio ai ristoranti, vedere se mi cacciano? Dipende se hai gatti dentro. Vabbè, comunque, ma la cassa è compresa.
difesa. Non per forza. Senza cassa io poi non lo prendo qua. Vabbè, qua c'è un'altra cassa. Forse questa cassa, questa fa rumore? Non proprio, però se si mette dentro una cassa, dentro la cassa degli attrezzi potrebbe funzionare. Me la fa provare gentilmente. La mostro direttamente, ecco qua. Sì? Mm-hmm. Basta, beh, questa utilità. No, ha sbagliato persona. Cioè, su Pandora c'è solo un'altra persona che tiene questi oggetti inutili. Questo è interessante. Questo è funzionale, crea sostanze strane. È stupefacente quello che crea. L'estintore spegne il fuoco. Spegne il fuoco nelle vicinanze. Farebbe... Io scemo che lo spegnevo a pugni. 30 di oro. Guarda che è utile. Beh, l'estintore può farci comodo in pizzeria. Non possiamo stare 6. Metti caso che prende fuoco tutto. Praticamente per legge ne dovremmo avere uno. E poi abbiamo un libro su richiesta di Vincenzo che... Ah, Vince, l'hai preso. Nelle librerie l'ho trovato. Sì. Ah, ecco cosa sta guardando. Librerie a posto, allora. Guarda, questo qua ci servirebbe, quindi... glieli do io e ce li ho già io. Ah, ce l'hai tu, a posto. Vai, vai, sgancia, sgancia. Perfetto. Ma che è sto scammo? Arrivederci. Vince, ma che cazzo hai fatto? Io. Lui. Ma t'ha scammato. Hai umido, non so neanche cosa voglia dire. Oh, Gesù. Gracida e un'allegra viscosità. No, non chiamare la polizia, non chiamare la polizia. Allora, stiamo calmi. Ascolti, ecco, sarà meglio. Tenga il suo pattume. È quello giusto? Sì, nobility. No, no, è puramente estetico. Potete... Ci stanno attaccando. Ci attacca. Stavo giocando col mio boomerang, scusi. Lo vedo un po' trasandato con i baffi. Che è Franzo. Ah, no. Lontano. Vabbè. Che cosa vorresti dire, scusa? Cioè, fa caldo dentro la tunica, cioè. Sei puzzolente, cosa hai detto? Cosa? No? Vabbè, ma tu sei una rana. Tu sei puzzolente, che sei una pecora. Una pecora puzzolente. Dicono tutti così. Signor Fabbro! Venite che c'è una notizia meravigliosa, prego, prego. Sentite che grande novità, è meraviglioso. Ho appena saputo come funziona tutto quanto. Signori, innanzitutto non potrete trasformare le vostre armi, ma si crafteranno delle armi nuove, come si craftano per esempio in diamante, no? Olè! Dovete portare lingotti, vi creo io le armi per 10 diamanti. Benissimo, 10 diamanti a pezzo? Li prendiamo tutti per due. Sì. Okay, pure quindi... la zappa, ovviamente. Cosa cazzo fai? Ha rotto tutto questo. È porra. Non posso una spada già in diamante in nederite. No, non si può. No. E allora cosa serve questa mazza? Che speciale. Non lo so, se la prenda ma che mazza è questa? Vado subito a fare casino. A chi vuole iniziare, signori? Quindi facciamo doppio piccone, sei sicuro? Vince che ce ne servono tutte e due. Facciamo... Se fate le cose le dovete fare bene, signori. Allora, vogliamo ordinare un set di due spade, due zappe, due pale, due accette e quattro picconi. Mi servono i lingotti. Sono 28 lingotti, abbiamo fatto il calcolo. Sì. Quanti diamanti sono, però? 28 per 10, 280. Ma che... Ma che calcolo è? Sono 10 diamanti ad attrezzo, no lingotto. Vince. Sono 12 sì, in tutto. 120 diamanti. Ma chi cazzo entra dalle finestre? Sono arrivato a comprare. Sì, ma c'è la c'è la fila. Se le metto tutte dentro la cassa qua, guardi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 e 2, perfetti. Oh, nostri 12 attrezzi, Vince, tieni. Andiamo a fare i nostri lavori, Vince. Arrivederci. Va bene, signori, arrivederci. Ah, ma lei sa per caso dove poter comprare un lanciarazzi? Lo cerco da un sacco di tempo. E io non so niente per ora. È la faccia di uno che sa qualcosa. Non so niente. Devo fare un attimo. Aspetti. Mm-hmm. Datemi un secondo, signore. Cosa? E stai andando, Bin? No, non vi preoccupate. Lasciatemi Bin. In pace. Bin, dove vai? Bin, voglio vedere Raiderio. Le bombe, no, le bombe. Raiderio, non potete vederlo. Voi cagaba. Allah, fagli qualcosa. Puniscilo per la sua irrispettosità nei miei confronti. Ma io sono un fan. Bene essere un fan, ma lei mi sta perseguitando. Ho chiamato il mio socio. Come si chiama? Arif. Questo dovrebbe arrivare qui in città con alcuni oggetti che voi avete richiesto. Entrate. Aia! Ah, carino. È un'agenzia di viaggi. Dove ci porta? Allora, non è un'agenzia di viaggi. Come no? Cosa avevamo bisogno? Ah, le armi, sì, e armi. Armi. Le armi. Oggetti che lanciano a distanza dei missili che fanno esplodere. Che fanno boom, esplosioni boom. Grosse così? Sì, di più. Vieni, Tariff. Oddio, Tariff. Apri. Tariff. Lungo gigantesco viaggio da qui tutto deserto del traffico. Perché lui può avere le sigarette? Nel deserto è pieno di traffico, giustamente. Certo che come aspirare le sigarette. Vabbè. Spiegate a Tariff cosa volete. Tariff, noi vogliamo lanciarazzi, un'arma che spari bombe.
quello lì, vedo che ci capiamo. Che tiene in mano? Aia, che cazzo mi hai tirato, stronzo? Granata. Voglio sapere. Ok. Si può provare? Guarda questo, bella arma da questa qui. Si può provare, si può provare. Posso vincere? Oddio. Ma io te l'ho detto prima. Direi che possiamo comprarla. Sì, 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 sì. Guarda qui, bomba. Tieni in mano. Questo non lo sparare. Oh, è carico? Non sparare, no, non sparare. È carico? No. È carico, non sparare, non sparare. Quanta roba. È carico. Quanto... Tienilo in mano un attimo che sparo. Pasqua. Spara, Vince. Quanto viene tutta questa roba qua? Quanto viene? Tariff che ha preso di... Ma quindi quanta roba qua abbiamo? Di diamanti. Va bene. Vado a prenderli. Va bene, vai a prenderli. Io attendo qua. Sì, 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 vai a prendere uno stack, Vince. Presto, uno presto. Che questi si agitano. Che faccio? Sparo? No, no, non sparo. No. Sparo? Tariff, ma che altre armi arriveranno? Che io sono interessato. Potrei diventare un ottimo acquirente. Dice che poteva arrivare addirittura bomba zar. L'alba suona solo al mattino. Come fai a saperlo? La Vince sgancia lo stack. Le vorrei dire che fa un po' cagare questo RPG. Ma come fa un po' cagare? Ma che dici? Fa cagare questa cosa. Io sono un po' pazzo oggi, eh. Potrei uccidere qualcuno qui, eh. Vince, potrei fare fuori tutti. Vieni a provarla fuori. Andiamo a provarla fuori. Pagamento. Arriviamo un attimo, bisogna provare qua. Vince, spostati. Ah, potentissima arma. Lì ci hai visto. Abbiamo fatto secco. No. Cosa sta guardando? Cosa sta succedendo? Puoi fare qualcosa per rialzarti, per favore? Paga. Tieni. Fatevi risentire quando ci avete le prossime armi, eh. Sì, sicuramente costeranno 5 volte di più, però. Arrivederci, mi raccomando. Arrivederci. Che sta succedendo lì dentro? Tutto a posto. Ma Tariff! Che cosa è successo? Dov'è Tariff? Tariff è tornato a casa. Capisco. Signore? È un bazooka. Tenetevi con noi. No. Gli ha rotto le gambe. Je n'ai pas de cabine. Ti. C'è gente, oddio. Mani in alto. Siamo venuti a controllare i documenti, signori. Siete a posto qui? Cosa sono questi pezzi di plastica qua sopra? Queste pizze sono a regola? Questa sono è la pizza tovaglioli e brufoli. Ah, questa è la stessa che avevamo servito l'altra volta. Era frutti di bosco, saponetta e pezzo di vetro. Qua abbiamo invece sempre frutti di bosco, come potete ben vedere, e gomme da cancellare. Le avete già vendute? Sì, ma sono andate a ruba. Mi fate vedere la cucina? Guarda, cioè, io impasto così. Sì, qua c'è la pasta per la pizza. Siccome manca la farina, dico vabbè, ci metto un po' di coca. Ecco. È quello, esatto, è quello. Questo quando manca un po' d'acqua. A legare un pochino. Aspetta che il tocco di classe dell'impasto. Ecco qua. Il tocco di classe poi. Si sieda, prende una bella pizza. Cosa aspetta? Si metta seduto, prego. Se volete vedere le meraviglie della nostra città, potete mettervi qua. Se volete vedere la partita, invece dovete mettervi dall'altro lato. Posso sapere chi è la signora, comunque? Cazzo ne so, si metta seduto. È incredibile come i napoletani siano gli unici quandora che abbiano voglia di effettivamente lavorare. Limoncello, bomba di Maradona. Limoncello. Questa è una pizza per lei. Questa è una pizza per lei. Serve per caso un po' di fame qua? Penso subito a farvi venire la fame, signora. Signori, Vince, spostati. Oh, pure cena con spettacolo, vabbè. Mamma mia. Meglio. Allora, limoncello per il signore. E qua cosa abbiamo? Un amaro del capo. Ecco, bevete pure. Bevete, prego. Oh, sì. Mio Dio. Ah. Oh,
non mi sento tanto. E adesso festeggiamo. Non si devo svuotare un po' di roba. Io sto pieno di bombe qua. Un marò, è vero, bisogna inciantare tutta sta robetta qui. Ok, allora un piccone, vai. Efficiency 4, che schifo, solo questo è uscito. Poi ho sharpness 4, va già molto meglio. Knockback è uscito, mannaggia. Peccato, era anche buona. Sharpness 4 a breaking 3. A sto punto la tengo con knockback e sti cazzi, se faccio volare via la gente. E va bene, abbiamo già finito i livelli qua, purtroppo. Sa che dovremo cucinare. E madonna, quanta roba. E quanto ferro. Siete pronti al mega hyper pillar di ferro? Ormai ci siamo al limite. Ecco qua, 320. Vediamo quanti pezzi escono. Ah, in alto a destra c'è scritto oltretutto quanti pezzi sto prendendo. Oh Gesù, 375 pezzi di ferro. Non male. Intanto ne andiamo a fare degli altri. Oh, ma che sta succedendo? Come appaiono e scompaiono pezzi di ferro? Ti era crashato tutto. Ma c'hai i primi Pandora? Cheat. E adesso? Ha un qualcosa di mistico questa scena, non trovate anche voi? È il multiverso questo, è il multiverso di Luca? È questa Pandora 4 per caso? Per l'insinuazione, signor Fieric. Ehi, Franzo. Albe, a lei funziona Pandora? Dipende cosa si intende per funzionare. Cioè, in questo momento sono tipo nel multiverso di Luca. Nel vuoto? Sì, esatto. Volevo solo assicurarmi che non fosse un mio problema. Ma non è un problema, siamo su Pandora 4. Ma per me è un problema perché non mi sono preparato. Lo ammetto, professoressa, non mi sono preparato. Niente. Mi può rimandare al banco. Vabbè, noi attenderemo. Ragazzi, volete il podcast? Ecco. Salve, eccoli. Piano piano arrivano. Chi era venuto per fare il podcast? Gartic fan, vai, raga. Zafferano Podcast di nuovo. Zafferano Podcast. Ciao amici. Salve. Ciao Franco. Later. Ragazzi, ho un problema. Io sto facendo il pillar di ferro e adesso sono tipo con l'ultimo pezzo del pillar e tutto il pezzo prima non c'è. Che lag, va bene. Ragazzi, mi sono Dopo. Bella, a dopo. Vabbè ragazzi, ma com'è possibile? Una bella domanda. Ma io mi metto i piedi, a me che cazzo mi frega. Ma è tornato. Cose strane accadono su Pandora 4. Andiamo giù. Ma? Oh, salve a te Vincenzo. Oggi sei arrivato tardi al lavoro. No, proprio il lavoro non c'è. Non si lavora, va bene, vuoi venire su Discord? Sì. Amici, Scampia? Chi c'è qui che fa casino? Scampia, bro, zio. Dica. Allora, voglio... mi serve un libro. Uno? Di che entità? Aspetta, mi è partito un alert. Grazie mille per i 1000 sub. Grazie mille, veramente. Servirebbe un looting 3. Un looting 3? A quanto lo vendevamo looting 3, Vince? Pare che era 12. 12 diamanti? 12 diamanti, ma è un prezzo più che ragionevole. Ve li davo subito. Perfetto. Avete già il libro? Vince, ce l'abbiamo il libro? No, qua no. Volevo vedere giù, ma non credo. Vai a dare un'occhiata, Vince. Ma lei... Sì? Signor Vincenzo non ha visto la mia ultima creazione. Signor Vincenzo non è qui, è andato a cercare il libro. Qual è l'ultima creazione? Te lo devo far vedere. Va bene, se mi deve un attimo che finisco di raccogliere... Beh, sì, la curiosità. Aspettiamo, c'è. Vincenzo. Vince, dove hai finito? Sotto, c'era pure Muso con le quattro mending. Madonna, che sta gente qua, oh. Vabbè, signor Gianco! Eccomi, a testata de cazzo. Allora, io sono disposto a prendere quel libro, però a pezzo zero. E cosa vuol dire, scusi? E allora, in cambio mostrerò la farm. Cioè, mi vuole mostrare la farm per un libro gratis? Sì. Non hai idea di quella farm. Però, se vuole il libro, devi aggiungere anche... Dai, se rimane deluso, la pago. Mi serve almeno una settimana di utilizzo della farm, in caso. Se vuole il libro gratis. Solo un libro, no. Cioè, le assicuro che questa farm è proprio la farm. Ma guardi, può essere anche bellissima, ma se non posso utilizzarla, io il libro non glielo do. Chiamano affari questi. Va bene, accetto. Molto bene. Bene, voi andate, io intanto mi procuro i libri. Ok. Adesso seguimi. In questi due giorni ho lavorato, ho sudato e faticato per questa farm. Ecco qui, ho fatto una grossa farm di creeper. E invece no, era uno scherzo, la farm è qui sotto, venga. Ah beh, capisco. Venga, qua. Guarda che roba. Ah però. 5 mob spawner. E te non hai idea di quanti ne spawna. Guarda, rimaniamo 2 minuti qui. Mica, ma ne spawnano sempre 4-5 a testa, ma che roba è? Sì, tu rimani 5 minuti qui, fai 30 livelli in 2 minuti. Posso avere un assaggio? Certo, certo, facciamo caricare un po' di ragni prima. Ah, bisogna attivare qui il circuito poi. Ok, vediamo un po' il circuito.
circuito. Questo li spinge, immagino. Vedi, questo circuito e lui li spinge tutti, perché vedi che loro si attaccano alle pareti. Sì, sono resistenti questi. Ok, e per avere l'exp? È molto rumorosa. Un poco scomoda, però vabbè, ci sta. Cioè, più che altro, secondo me, non è più forte di quella degli Enderman. Però, capito, qui ci arrivi col tridente in 3 secondi e fai comunque un sacco di exp. Perché viene compensato dal fatto che ci sono 5 mob spawner. Guarda che roba. Sì, sì, sì. Per l'utilizzo potremmo fare lo scambio con il libro. Non è un altro libro, almeno. Funzionare funziona. Vabbè, un altro libro che non sia Mending. Più o meno dello stesso valore. Potrei chiedere una... Sweeping Edge ce l'ha. Un altro ne voglio, un altro Sweeping Edge. Ok, possiamo tornare da Vincenzo. Tornando anche Pasquale. Wow. Ok, let's go. Ma che sta succedendo qua che dentro? Stanno tutti a comprare libri qua. Ma che sì, cazzo? Sono tutti shopping. Va bene, comunque abbiamo uno Sweeping Edge 3 e un Looting the Dark. Porco Dio. Per utilizzo indiscriminato. Ti ho ripreso, Napoletano incita l'odio e la violenza. Ma stai dicendo nulla, non ho capito. Non vuoi dire che siamo violenti? No. Cioè, tu pensi veramente che noi siamo violenti? Ti sembra la faccia di uno violento? Ti sembra la faccia di uno violento? Spara sto coglione, spara sto gradino. Beccati sta baguette. Beccati sta baguette. Oh my god. Perché in inglese? Ecco. Excuse me, sir, what do you want? E tu che cazzo vuoi? Stai registrando? Stai registrando? Chiedo scusa. No, I don't have a telephone, I'm sorry. I don't spara, Vince! Oh, no, my God! Spara, Vince, spara! Oh, my God! Ho portato subito questi libri, non c'ho tempo da perdere. Ecco qua. Dicevamo. Oh mio Dio, here's the rana. His bag. Oh, te piappicolate. Oh, prendi questo. Fuori da qui. Please stop it now. Don't kill me. No, I'm gonna be quiet. I'm sorry. Oh, ragazzi, bisogna consumare per stare qua dentro. Ma... paga. Hanno consentito per le registrazioni che sta filmando nel ristorante. Sta filmando? Sta filmando. Ti prendo piccolate. No, no, la sta disturbando pure i gatti. Disturbando i gatti. Io la invito ad uscire. Non siamo. La stanno prendendo in giro e si stanno prendendo il gioco della sua pizzeria napoletana, quei due là dietro. Mi sono stancato. Mi sembra un po' esagerata questa cosa. No, fermo. Metto a lanciare allora, granate. Allora, consumato e lancio le granate. Guarda che qua Augusto, vorrei ordinare un lingotto d'oro per la pizza. Che carino, comunque. È passato da essere un tizio col bazooka ad essere un cameriere in 2 secondi. Un lingotto d'oro. Piatti sta granata, anche sto razzo. No, a terra e niente. L'ha danneggiato, ho ripreso tutto, ho visto. L'ha ucciso. Arriva subito 9 pizze per il signore. No, una pizza solo, voglio. Ah, una, ma ha dato. Vabbè, ho contento lui. Dante, mi faccio due pizze. Due, va bene. 21 livelli. Porcaccia di quella. Aspettate, ragazzi, è venuta una bella idea. Per fare un poco di lore, siete pronti? No, questa c'è Comunque, salve signori, vabbè, buonasera, benvenuti. Siete pronti per tornare nel land? Andiamo a esplorare la end city. Tutti coloro che dicevano prima, sì, ma andiamo a piedi. Col cazzo, sono tipo 5.000 blocchi di viaggio, quindi abbiamo fatto un collegamento tramite il Nether, io e i fichi. Prima di cominciare posso fare due cose. La prima, la più importante, voglio nominare il cittadino del mese. Avevo detto che avrei nominato il cittadino del mese durante la mia candidatura, quindi ora vado a nominarlo. Almeno un cittadino nella storia di Pandora 3 ci vuole. È un pari merito tra tre elementi. Abbiamo il signor Eren Blaze per essere l'unico che non ha ancora commesso crimini nemmeno piccoli all'interno di questo serbo. Dopodiché abbiamo i due abitanti di Scampia. Ma come? Pasquale e Vincenzo. Hanno costruito un emporio con tanto di pizzeria, hanno fatto la pizza all'ananas per il precedente, hanno riempito la città di immondizia che può essere utilizzata come carburante e come cibo. Quindi grazie ai cittadini di Scampia. Prima gli onesti. Festeggiamo. Basta, fermo. Vorrei revocazione di questo titolo, signor presidente. Va bene, signori, se volete seguirci possiamo partire. Ok, un attimo che rimetto la musica col copyright. No. Oh, ma che cazzo vuoi? Sparisci. No. Sparisci. Oddio. Questo prende, mi picchia. Ah, è morto. Cioè, a cercare la musica senza copyright, così ti armo rompi i coglioni. Vediamo se riusciamo a trovare una cover di questa musica.
Questo è perfetto, ragazzi. Cioè, non sa per niente di country, però... Oh. Non arrivava. È un remix, sì. Questa. Questa qui è la versione in zap, raga. Signori, sono pronti. Sulle mani? Sì. Sulle mani! Andiamo! Sono incastrato! Dove cazzo li diamo i carelli? Tasto destro. No, dai, raga, raga, ma che cazzo, raga. Tutti in fila. Dove dobbiamo andare? No, dentro il portale, dentro il portale. Fermi tutti, fermi tutti. Prima di entrare, fermi tutti. Allora, una volta che entreremo e andremo ad esplorare la End City, mi raccomando. Ragazzi, questo è un portale. Raga, però, cioè, se non date il tempo... No, da fine il discorso. No. Ma che è successo al nostro End? Ma è diventato più brutto all'improvviso. Forse vorrei dire più ma bello. Ma c'è l'aurora sboreale lì! Oddio, fa sprigging! E... botta! Ecco qua. Zium. Let's go, baby, così si fa. Ae! Oddio, che pizza mi sono preso. Ok, abbiamo già finito. Molto bene. Ma guarda come scende con i tre razzi alla volta, minchia. Let's go. Esperienza. Grabbiamo l'esperienza. Grabbiamo, esatto, rioinchiamo. Grabbacela tutta. Oh, yes. Oh, questa pioggia dorata. Eccola, no. Wow. Cioè, nessuno l'ha presa? Pioggia l'ho presa solo io. Quanto hai preso? Sì. Io ho 72 livelli, ragazzi. Ma come? Laggiù bisogna andare. Mi sembra si, giusto. Si può tirarsi, deve, dice, aspettare. Tutti fini, Diana. So, no, presidente. Non siamo normali, bro. Ringraziate. Dov'è il presidente? Fate una piattaforma. Allora fermi tutti, posso fare un annuncino al volo? Funziona, spiega. Vai. Presidente! Presidente! Salve, scusate, dispiace, ero caduto. Volevo dire che nell'End City ci sarà un loot non per ogni personaggio, ma un loot comune a tutti. Quindi, essenzialmente, chi prima arriva meglio alloggia. Addio. Aia. Oh, cazzo, no, no, mi sa. Ma ognuno prende un livello massimo. Importante questa cosa. Ma perché questi non mi attaccano, scompaiono? Non capisco. Ma scusate, perché non ci stanno le piante? Ma che casino fanno? Vince, ma non ci deve essere le piante. No, prima di venire con noi. Andiamo di qua, Vince, vogliamoci. Aspetta. Sì? Salve. Che tristezza. E come l'hai finito, scusami? Sono morto prima, ho perso tutto. Non me sono morto. Devi prenderlo dell'altro cibo, eh. Scusa, no, Vale, come fa ad andare in giro senza niente? Ho le enderpearl. Ah, beh, sì, ok. Ma poi il loot, cioè, neanche un piccone. Prendo i blocchi, prendo. Come fai a prendere i blocchi se non hai il... volato giù. Ma è volato di sotto, vero? Vabbè, questa mossa tipica di Nova. Questa Nova è classic move. Nova. Oh, ecco i frutti. Allora c'è altra gente. Io qua lancerei una perlina, che ne dici? Anzi, servirebbe la mossa del pro. Ho già capito quello. Hai che già capito fare. Cosa bisogna fare. Sei pronto? Vai, vai. Teletrasporto! Easy! Io ho cliccato il teletrasporto, ma mi sa che no. Vabbè, vai avanti. E niente, tocca farsela da sole questa run, perché Vincenzo ormai l'abbiamo perso purtroppo. Oh Gesù, ragazzi, è troppo difficile da percorrere. Sì, minchia, ma quanto ci metto a salire lì sopra? Come faccio? Quanta roba devo prendere? E niente, scaviamo e non lamentiamoci, che vi devo dire. Niente, rimbocchiamoci le maniche e facciamo il nostro ponte. Musica! Ho ballato, ragazzi. E ballare mi ha portato a questo. E va bene, ragazzi. Si riprende a fare quello che facevamo prima. Cioè non andare nel void. Sì? Dica. Voglio fare un affare con voi. Allora, vi offro questo. Dei libri in cambio delle coordinate per il coso per l'elite. Visto che siamo sempre stati bene in gombutta. Un sacco di favori, un sacco d'affari. Eccola. Oddio. Permesso. Dica. Salve. Salve, mi servirebbero due libri. Se è possibile. Comunque mi sa che qua servono gli stessi libri entrambi. Chissà perché questa impressione. Sì. A me ne basta uno. È un break tre. Ah, ok, ok. Non ce ne sono allora, più. Allora, posso fare addirittura una cosa. Allora, lei mi dà dei libri che le chiedo. E se è possibile, prendo io l'elitra. Io lo accetterei questo scambio, assolutamente. Questo è uno scambio molto vantaggioso. Questo è uno scambio molto vantaggioso. Quali libri servono per questa azione? Mi serve solamente Unbreaking. Allora direi che si può fare tre. Però poi mi serviranno anche dei almeno due Mending. Va bene. Sino Franzo. A me servirebbe Mending sicuramente. Mending sicuramente, ok. Per caso anche Unbreaking? Al momento no. Capisco. Non è che posso comprare anche due Shulker Box con l'Unbreaking e i due Mending? Venga, Rimanete qui, non muovetevi. Later. Eccoci. Allora, uno e due, prego. Grazie mille.
1, 2, 3. Pasqua. Sì? C'è una proposta per te. O vuoi questo? Potrebbe interessarmi, sì, lo ammetto. Quanta polvere da sparo mi dà, Pasqua? Polvere da sparo per un tridente. 10 stack. Vado e torno, faccio il più in fretta possibile. Certo, va benissimo. Molto bene, vediamo un po' se... Vince! Sì. Abbiamo 10 stack di gunpowder. Visto che qua ne abbiamo un po', però... Beh, senza fretta, ma 5... Beh, intanto facciamo così. Beh, me ne dia 3, giusto così almeno vi rimane qualcosa. Ma a noi non interessa, non tanto noi problema. La prendiamo in altro modo, non si preoccupi. Grazie mille, signori, alla prossima! Arrivederci, Franzo! Devo rifarmi l'armatura. Boh, ma tanto non è inutile che la faccia adesso, perché non posso comprarmi mending. Vabbè, sti cazzi, rifaremo un'altra volta. Ah, Gianco sta tornando, va bene. Eccoci ecco qua, qua. Pronto consegna. Grazie mille. Hai visto, Vince? Ho fatto acquisti. Questa volta bisogna... Mantello. Hai visto? Un bel mantello ho comprato. La ringrazio, ma è stato molto gentile. Oh, guardate, sono multicolor, cioè ho un pezzo armatura di ogni tipo. È talmente in alto che quasi arrivo a scampia senza usare razzi da lì. Yo, yo, yo. Oh! Bello il tuo mantello. Grazie. Allora, dobbiamo rifare un po' di cose. Rifacciamoci tutta l'armatura, ragazzi. Forza e coraggio. Cazzo è sto suono? Non lo so. Ma mi sa che c'è una sorta di boss. Sono curioso. Ah sì, c'è uno zombie gigante. Ma va, non da. Salve! Cazzo, sì. Si mena? Meni, meni! Oh sì. Glielo faccio vedere. Abbattete questo aborto umano. Eh beh, ottimo. Almeno non ha dato niente. Cosa? Di exp. Non dà un cazzo di niente a nessuno. Genza alla riscossa. Dov'è il nemico? Già morto. Gies, è arrivato in ritardo. A noi farebbe comodo un discreto trattore. Ma non ne avevate già i trattori? Ne avevamo uno. È finito nell'iperspazio il trattore. Che cazzo avete portato il trattore? Il trattore doveva vedere cose. Anche il trattore deve farsi la sua esperienza. Potrei farvelo avere. Mi farebbe comodo. Che colore volete? Oddio, possiamo scegliere. Azzurro. Assolutamente no. So. Vabbè. La consegna la volete a casa, come volete. Va bene a casa, certo. Voglio lavorare che c'hai, oh. Non abbiamo avanti. Non sbagliato. Ok, hai giocato. Ah, ha perso, sfigato. Cretino. Ti sei cicciato 15 diamanti, idiota. Ho sbagliato a cliccare, avanguolo. Hai perso 15 diamanti. Vieni, vieni qua. Ma cosa si può tenere lì? Un totem e dei libri particolari. Tanto il totem anche serve se vogliamo nel void. Posso totem provare, signor mago? Posso tentare la fortuna? Devo cliccare il pulsante? Tasto destro. Poi devo fare qualcos'altro dopo? No, devi solo aspettare. Eccolo. No, beh. Su cazzo. Ma lo scam assurdo. Scam. Vediamo se vince la muso. Ma... Vada muso. Ce la può fare. Vediamo. No, no, guarda. Fallito. Che buccia del culo. Vedi, ha preso il libro. E come ha fatto lui? Cosa ha vinto? Cosa ha vinto? A chi ho vinto Levitate 2. Non hai più bisogno del Viagra. Ci penso no, io. Bello. Io. No, non provo io. Soldi so che perderò. Vince. Tanto. Cazzo, ho perso. Sì, dipende. Lo sapevo, questa macchinata di merda. Ciuccia soldi. È scripta. Proviamo. Vincerà. Ma niente questo. Lo sapevo. Oddio, godo. Che ho preso? Cos'è? Backstab 3. Se io ti prendo alle spalle, ti faccio il 30% di danno in più. Wow. Oh, ho vinto. Che avrebbe vinto. Ecco. Cosa ti ha dato? Dextrose 1. Increase attack speed. Oh my god. Non serve una minchia. Incredibile. Dallo a me. Sì, sì. No. Lo sapevo. Provo un'altra volta. Mi sta scammando tutto. Vincerò adesso. Lo sapevo. Brava, Mickey. Tu vinto? Sì. Io non ho ancora scommesso. Occhio e ludopatia. Fermi. Non siete ludopatici. Dweller, non so che libro sia. 30 diamanti sono andati. Vai, random. Ha perso. Niente, ha perso. 60 diamanti abbiamo preso un è ludopatico. Ascolta, abbiamo buttato via 60 diamanti. È scriptata sta roba. Se vende il libro. Come no? No, vada. Guarda. Sì, sì. Rubo, C'è Vincenzo dentro, andrà tutto bene. Sì, sì. Sì, io rubo. Guarda. Era Vincenzo. Guarda, ecco qua. Vedi? Ma Vince, come ho preso un libro. Leeching 2. Il portion damage dealt. C'è di peggio. Ma fatto è fatto. Ma porco! Ma io mi rifiuto di andare oltre qua. Buonomo, guarda, capo. Ce li hai 15 euro per il biglietto? Oh, sparisce da qui. Non ti voglio vedere. Bravi, che schifo i poveri. Dai, bro. Sparisce. Cittadini di Scampia. Salve. In quanto cittadini del mese vi devo dare un piccolo regalo. Prego, sono due stack di Ender per la testa, tutte vostre. Ma lei è molto gentile. Wow. Grazie a voi che siete stati degli ottimi cittadini. Meno male, se avete bisogno di altro. Guardiamo tutti quanti lo spin di dado, ragazzi. Ti giuro che se non mi esce di nuovo niente, il falcio sto posto gli do fuoco. Ok, allora. È tuo, hai già vinto, vecchio. Ah!
Non ci credo. Pensate quanti diamanti sono andati via qua. Ritiene che sia la cosa più adeguata il maiale. Che sta succedendo qui, signori? Andiamo a uccidere il warden. Ah, ok, tra quant'è la partenza? Ora. Tra poco. Siamo tutti pronti. Tutti pronti. In teoria possiamo volare tutti, ragazzi. Allora, io porto il disgraziato. Vincenzo viene portato da Pasquale. Allora, è molto facile arrivarci. È tutto dritto verso questa direzione. Però dovete seguirmi bene. Sei pronto, Vincenzo? Ci vola, cazzo. È bello stare lì appesi. Sì, è divertentissimo. Oddio, cos'è sto po'? Ah, c'eravamo stati, il labirinto era. Ah, sotto quindi c'era il Frostman City. Ok, in acqua. Ma chi è morto? Ora è morto Dato. È morto Dato. Non pareva fosse morto qualcuno. Dove è andato Gianco? È andato a prendere Dato. Ah. Così lo fa rimorire. Non poteva scendere in acqua come abbiamo fatto noi. Era troppo intelligente come mossa. Vuoi un po' di musica, Vincenzo? Ma spara un po' di musica. Seguitemi. Tutti quanti seguitemi. Andiamo. Dobbiamo farlo triggerare prima. Direi che è triggerato. Eccolo. È arrivato. Prendi l'uovo, scemo. Vai dall'uovo. Arriva. Non venire qui. Oh, ma gli ha dato l'evitazione, godo. Lol. Tiro i polli, ragazzi, tranquilli. Aiuto, porca puttana. Non vedo niente. Come faccio a sparare? Nemmeno io. Non capisco dove sia. Aia. Aia. No. Via, via, via. Ma ce ne sono due. Ce ne sono due. Tiriamo le uova che lo distraiamo. Aia. Non penso abbia funzionato. Ragazzi, scusate, ma come si fa a battere quel coso? L'ho distrutto! Junk Extreme sta sotto il villaggio. Vabbè, il boss di merda. Ma ce ne sono mille laggiù, non vorrei dirvelo. Ma tipo non attaccano quelli. Ah, ma sono in nove. Ma ce ne sono tipo 5. C'è modo di attaccarli da qui sopra? Lo sto attaccando, lo sto attaccando. Ti ha triggerato te. Gli ho tirato un sacco di colpi. Ora ti spara. Continua a triggerarlo. Non vedo niente. Come faccio a triggerare? Aia, mi ha sputato addosso. Dove sono tutti? Non capisco dove siano gli altri. Ah, sì, sono là. Andiamo a dare una mano. Oh, ma dov'è sto coso? Non sento i suoni, ma sono non capisco. Sono qui sottoterra, so. Ah, e tutti gli altri? Gli altri sono tutti qua dentro nel bunker. Che gargarismi fa questo? Mi sa che ci sente. Menate, menate. Non fermatevi. Ci siamo. Oh! Yeah, uno è andato. Un attimo a vedere cosa c'è di qua. Voglio andare allo spawn. Eccolo, è quello. Ma ce ne sono tanti. Bisogna rompere i blocchi? L'idea era quello, però ne è spawnato un altro. Ah, è quello con le punte bianche, lo vedo, lo vedo. Ce n'è soltanto uno? In teoria sì. Vogliamo fare la run e distruggerlo? Allora, io provo a distrarlo e tu rompi il blocco. Possiamo farlo, sì. È il fatto che ce ne sono più di uno, non so se ti conviene. Non so quanti ce ne sono perché non vedo nulla. Ok, ti stanno arrivando. No, ok, ti guardano. Mi allontanerò un attimo. Mi hanno visto? Non lo so, non vedo niente neanche io. Sta caricando? Non credo, stai accucciato e fermo. Ok, penso ti abbia visto. Penso sia ora di andarsene. Salve. Signor Fieric, c'è qualcosa di mio per caso? No, di suo no. Mi dispiace. Comunque, riusciamo ad andare a distruggere quel coso? Io ho la zappa. Serve per distruggerlo veloce. Io ho un arco. Andiamo di qua. Ma c'era Dato che stava snicciando in teoria. Ma Dato penso abbia fallito. Molto piano, Franzo. Sì. Oddio, è qua sotto. Oddio, quanti? Ok, ne ho distrutti tre qua sotto. Guarda dove erano camperati. Sembra abbiamo finiti. Vinto, abbiamo vinto? Va bene. È stato facile, no? Minchia, una passeggiata. Ma ci sono altri soldi. Come è possibile che non ce ne sia un altro? Come va, ragazzi? Lo si trova o no? Stiamo cercando. A me sembra di sentirlo in questa direzione. Mi sembra di sentirlo più forte. No, Pasqua, è qui sotto, è già Bedrock. E quindi mi sa che è sopra. Oh, si sposti, per favore. Qua è qua, sto diventando accecato. È qua. Lol. È qua, è qua. Ci ho rubato il diamante. Che fa butti. Dai, l'hai preso tu? No. Va bene, niente. L'ha rubato Dato. È ludopatico, Dato. Lascialo stare. Sembra che sia di qua. Puoi vedere che è tipo un buchino nel nulla. Qua dovevo prima. Qualcuno ha preso dalla lava. Qualcuno lo sta trovato? Dico, sta morendo, ragazzi. Vabbè, ragazzi, cioè non pensavo che la ricerca del warden fosse proprio ricercare il warden a picconate. Aiuto, ragazzi. Come Franzo sta combattendo. Eccolo, dove sta tutto il loot qua sopra, raga. Ok. Per forza qui. Passiamo laterale. Occhio che se rompi ti sei. È qui vicino. Eh sì, è proprio qua appiccicato. È stato ucciso attraverso le pareti. Eccolo, ce l'ho davanti. Vabbè, andiamo. Menate. Picchio. Ma freccia in testa, coglione, ti fa male. Poi ciao stronzetto. Ma cosa da dire Ward a sto boss qua? Niente. Come niente? Teoricamente, ragazzi, credo che l'unico motivo per cui vale la pena scendere qua sotto sia per questo blocco. Però non ho ben capito che cosa cazzo possa servire. Ma non serve a niente. Ma scusa, quello lo rompe. Questi servono. Non vale niente. Questi qua servono a fare boh dei meccanismi, però. Una merda. Vabbè, dobbiamo vedere qua. Allora, Vic l'abbiamo perduta. E Vic è data per dispersa durante la spedizione. E vabbè, un abitante in meno. Tiraci su tutto. No,
No, non mettetevi in mezzo. Dai, dai, che taglia il percorso, raga. Non mettete in mezzo. Addio! Ci siamo quasi. Acqua! Acqua! Ma spostatevi! Acqua! Perché non ci mette l'acqua? Ma stiamo ricadendo. Certo. Aiuto! Sium, 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 sium. Ma che cazzo è che ci guarda e non ci mette l'acqua? Ma è dado! E adesso ti ammazziamo. Voi avete veramente il figlio di merda. Allora, intanto noi abbiamo un quoziente intellettivo. Metti un po' di uova, va. Ecco. Peccati folli, stupidi. Stupidino. Se arrivo da te, guarda. Dado, la prossima volta che vai in spedizione e ti fai male, ti do il resto. Hai rotto il cazzo. Che cazzo sei, mia madre? Sì. Dai, riportiamo a casa questi qua. Dai, Pasqua, portami a casa. Andiamo. Tu cazzo sei lontano da me. E infatti non capisco. Dira... Ah, beh, siamo arrivati a Scampia. Vediamo un po' se riesco a farti atterrare sopra. Tu ti schianti proprio. Oh, Gesù. Aiuto. Ma tu facci nel lago vicino all'Emporio, no? Sto facendo l'aeroplanata, tranquillo. Guarda qua. Ti vedo con le gambette che si muovono ogni tanto. Hai visto che precisione? Eravamo distanti un chilometro. E oppa. Manco uno di danno. Hai visto? Che airlines incredibili. Capitano Pasquale qua non scherza. Cosa cazzo sta succedendo qua davanti? Sto sbustando dei diamanti. Il pack opening dei diamanti. Praticamente io ho un enchant, ok? E scavo 5 blocchi al secondo. Quindi io adesso scavo, ci faremo un attimo male. Ma quindi, cioè, te le rompe tutte 5 con fortuna. Fortuna. Con interessante. Fortuna, sì. Si chiama drill. A fare un giretto per vedere cos'è cambiato in questo mondo. Di tutto vedo che è cambiato. Minchia, non lo riconosco più. Incredibile. Sembra un altro server, mamma mia. Hai visto? L'Emporio che cazzo ha fatto? Ha avuto un restyle qua, è tutto in diamante. Allora, gli spin che abbiamo fatto io e Gianco ci dicono che abbiamo un problema. Insomma, mi sembra una bagianata. No, infatti. Ah, quindi questo è il risultato di tutti i diamanti che avete. Ah, interessante. Sì, erano 147 diamanti grezzi. Ora vediamo quanti ne sono usciti. 3,42. Abbiamo fatto addirittura 19 diamanti in più dalla betta. Comunque, niente, tutti quei diamanti come verranno utilizzati? Ah, lo faccio vedere subito, vieni con me. Verranno spesi in maniera eccezionale, ok? Anche io sono rimasto quando sono sceso qua. Cioè, me l'aspettavo da tanti, ma da Nova non me l'aspettavo questa roba. Come li vuoi spendere questi diamanti? Qui. Ah. Ma però mi vuoi spiegare perché la macchinetta è al centro della stanza? Ora ti illustrerò una cosa che dovremmo fare assolutamente. Proprio. Non vedo l'ora. Noi abbiamo fatto uno spawner qua. Siccome dentro non puoi piazzare blocchi, non puoi rompere. Certo, certo. Portavamo i creeper da qua dentro a dentro l'emporio. Ovviamente si spawna tutta merda perché non abbiamo messo botole e cose. Noi lo portiamo dentro, lui esplode e ci sposta la macchinetta. Ah, ci sono ancora i nostri bellissimi animali, mezzi di locomozione primitivi. Sì, in teoria sì. Eccoli. Chi è il cretino oggi? Oggi è Bobby. Bobby sei un cretino. Ce lo possiamo portare in giro con l'elitra adesso. Siamo noi i mezzi di locomozione loro. Ci possono attaccare con la corda? Penso di sì, sono bestie. A me non hanno il collo. Vabbè, anche Maurizio Costanzo. Ma che cazzo sono i tortellini sulla pizza? Cos'è questa blasfemia? Che è il pazzo che si è permesso di fare questa cosa? Saranno anche quelli merdosi Giovanni Rana questi, te lo dico io. Dici? Ma ti pare che lei sappia fare i tortellini a mano? Io riconosco le donne vere che fanno i tortellini a mano, ragazzi. Hanno almeno 70 anni. E hanno almeno 70 anni. Magari l'insegna. Ma anche qua c'è. Sono stati invasi da. Com'è che si chiamano i. Otaku. Gli otaku. Salve, qua è successo qualcosa. Sì, che cacchio è sta roba? Siamo stati invasi dagli otaku. C'è una waifu. Anche nella nostra pizzeria, purtroppo. C'è una tipa con una pizza a base tortellini. Venite in pizzeria, guardate cosa ci hanno fatto. Sì, andiamo a vedere. Guardi, presidente, che hanno fatto. Beh, oddio, posso dire che in realtà, cioè, se ci fosse lei a vendere la pizza qua, io... Sì, ma la pizza con i tortellini! Vabbè, ma che ne sa lei di quelli che sono i gusti delle persone su Pandora? Veramente cacare i gusti della gente che sta in questo mondo. Cioè, sono d'accordo con lei in questo caso, sia ben chiaro. Però perché no? Ci mettiamo le patate sulla pizza, perché non i tortellini? Ma perché sono due cose diverse. Scusi, presidente, a lei piace il gelato alla Nutella? No. A lei piace il gelato alla panna? No. Che cazzo di gusto le piace il gelato? Quelli di frutta. Gelato all'ananas? Sì, buono. Non avevo dubbi. E il prosciutto le piace? Certo. Immagini una bella fetta di prosciutto con sopra spalmato il gelato all'ananas. Beh, oddio, lei lo mangerebbe effettivamente. Sì, io lo mangerei. Secondo me non sarebbe neanche così male in realtà. Volevo annunciarvi che il museo dei blocchi è finalmente aperto. Quindi quello fosse interessante a passare a dare un'occhiata. Andiamo a vedere. Andate a cagare il museo. No, scherzavo.
Vabbè, prego, entrate pure. Ah, ma serve la mascherina qua? Ma che schifo, non c'è nemmeno una teca, tutto piazzato per terra. In realtà è voluto appositamente affinché voi possiate vederli tutti quanti assieme contemporaneamente. In una teca sarebbero stati tutti quanti troppo alti e non si vedeva una sega. No, in realtà volevo giusto farvi vedere alcuni pezzi molto rari, come ad esempio... Questo è bello, quello, signor Pasqua. Non quello, questo qua, signori, questo qua grigio scuro. Quello lì, mica, ma ne avevano 50 di questi. Ma sai cos'è raro, secondo me? Questo qui, che è quasi uno spin. Wow, no, no. Come fate ad averlo questo? Visto? Dovrò dare via il culo per questo. Sì. Incredibile. Quanto è bello, ragazzi, l'uovo del drago. Emerald. Emerald. Wow, che bello stare qui in mezzo. Perché è un PNG? È un cartonato quello. Allora, TRS no, ma che dici? Non è vero, mi sembra originale. Me l'hai fatto scomparire. Ti dici skinny? Ha rubato l'uovo. Ok. No, 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 lei l'ha proprio inculato l'uovo. Se l'è messo anche lei su dove non batte il sole. Guarda, vince a questo blocco, lo conosciamo bene. Ah, quanti ne abbiamo accesi nella vita nostra. C'è un pezzo di minerale qui, aspetta. Ho pure un diamante. Ma serio? Mi serve anche a me. Non l'ho rotto io. È violentissimo, senti. Ma non ho niente io. Non sono stato io. Ma c'è un invisibile. È stato lui. Ce n'è un invisibile, presidente. Lì è qui. È qui da qualche parte. Eccolo, presidente. Qui è qui, presidente. Ha la freccia. Guarda, sono in freccia incastrata, presidente. Fuori dal museo. Presidente, c'è. Si giri. Si giri, presidente. Frecce multiple. L'abbiamo preso. Abbiamo salvato il museo del presidente. Ma qui c'è un pezzo del coso del Warden. Vuol dire lo possiamo evocare. Oh, oh mio Dio, raga, girati. Gianco, girati. No, salvate il presidente. Salvate il museo. Presidente, no. No, presidente. No. Scappa, Vince, scappa, che lo stiamo distruggendo. Stai lì, Vince. Buon Natale. Ok, facile. L'abbiamo annichilito. Abbiamo salvato il museo di nuovo, incredibile. Come hai potuto ben vedere qua, Pasqua, ci stiamo fottendo la cosa. Però stavo pensando che secondo me sarebbe molto facile fare un sistema qua con l'acqua, dove scoppia una TNT, spara in avanti un'altra TNT e sposta la macchina. La butta qui indietro proprio come faccio la io. La butta indietro. Beh, potremmo fare un try con le bombe, che dite? Allora, facciamo un test, facciamo un cannone che lancia la sabbia. Se la sabbia trapassa, possiamo farlo con le TNT. Più che altro per fare un... esperto di cannoni. Oh, proprio quello che ci serviva a sapere. Vai! Entrata dentro. Ah, la spostata, la spostata. Allora, la spostata indietro, quindi funziona. Però non è volata moltissimo. E non è volata a TNT perché servono più TNT per spararla, purtroppo. Cioè, facciamo un test in questo modo. Ci mettiamo l'acqua. L'acqua la porta fino a qua. Qua ci si mette una TNT. Vado a fare una canna da pesca, arrivo subito. E qua ci si mette una sfilza di TNT. Tranquillo, tanto su. Signori? Cose pericolose. Sta per scoppiare tutto qui? Abbastanza. Io adesso accendo. Quando ti do il via, accendi anche tu, ok? Vai, vai, vai. La creatura più forte. Ah, perché si è rotto. Ok, calma, calma. Nulla, non è successo nulla. Non ho attivato niente. Tieni, Vince. Perché si è rotta la Ok, l'Arezzo non può stare qua. Chissà se sono abbastanza potente da resistere all'esplosione. Oddio. Ah, no, ma l'abbiamo spostata più indietro. Però questa tecnica è interessante. Però. Devi speedrunnarla, sei pronto? Vai, vai, sì, sì. 3, sì. 2, 1, vai. No, ok, no, ok, però. Stiamo andando più indietro. Devi vai. Oh. Cade dentro il bancone. Allora aspetta, possiamo mettere un po' meno TNT. Due TNT in meno adesso. Bello. Eccola. Bellissimo. Adesso devi spostarla poco poi quando è al centro si muove da sola. Perché se non sbaglio la trapassa la TNT. Se la riusciamo a mettere centrale esce da sola praticamente. Tutti in posizione. Vado. Ora. Bello. Perfetto, centrale. Punta qui. No, ho speso 15 diamanti. No. Ho vinto. Oh, Pogger, libro. Oh, Pogger, sei pure viola. Ok, vai. Oh, perfetto. Perfetto. Mamma mia. Ok. Ok, ok. No, è abbastanza difficile, infatti. Vai. Buono. No, no! Soldi. È pronto per il funerale, ragazzi. Io in realtà sto andando ad un appuntamento galante. Per caso avete visto il signor Nova? Perché è con lui il mio appuntamento. Se l'avessi visto sarebbe un problema. Vabbè, continuate a sprecare i vostri diamanti, pezzenti. Arrivederci. 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 Vado. Bello!
Bello. Ottimo. Bello, bello pulito. Porca troia. Più preciso di così non si può. Che lineamento. Addirittura si potrebbe fare una cosa che però forse è un po' rischioso, ovvero fare con una sola TNT che la lancia praticamente qua davanti. Tu la grabbi, vai dietro e tiri. Signori, devo fare un annuncio. Sì? Mi avete cagato il cazzo tutti quanti. Io non vi sopporto più. Io mi dimetto da presidente e me ne vado. Ma vaffanculo. Ma come? Ma come? Occhio, occhio, occhio. Se qualcosa mi colpisce io vado in avanti. Sto arrivando con un creeper, spostatevi. Occhio, occhio. Paleolitico, spostati. Buono, buono. Però a questo punto si può fare con due basta, secondo me. Io proverei ancora con tre. Non vediamo. Lo so, mettilo provare. Sulla... Mi sa che l'ho messo sulla spada. È così. No, ok. Ma riuscirà ad uscire? Comunque secondo me non esce perché qua c'è lo spazio. Anche secondo me non c'è abbastanza spazio. In mezzo ci passa, in mezzo ci passa. Sì, in mezzo l'avevamo visto prima, è perfetta. Oddio. Due creeper arrivano. Creeper, oh. Minchia, due creeper. Vai, va qua. Aspetta. Buttali fuori. No! Non passa, ve lo dico io. Qua possiamo tirare la TNT a sta distanza, secondo me. Cioè, altrimenti basterebbe accendere la TNT e grabbarla con la canna da pesca, però. Anche se io proverei una TNT, regà, la proverei. Tardi. O forse? Perfetto. Sì! Oddio! Com'è possibile? Un ragazzi, blocco manca. Detto. Via! Troppo, mi sa. Bello! Da qui si può mettere l'acqua. Ok. Eccolo! Let's go! È il momento. Io ho iniziato questo piano malvagio a caso ed ha funzionato davvero. Sì, abbiamo iniziato insieme. Il cannone TNT ha fatto, Giustamente ci dicono portatele in tabaccheria così almeno diamo un motivo di esistere a quell'edificio. Ah, sì. Che cazzo è sta musica? 10 diamanti per poterne vincere 40. Ma... Pasqua, non te l'ho detto, ma sì. Non hai parlato per forza. Hai parlato, non parlare. Hai vince, gira. No. Mi hai perso. Ma dici, hai inserito 10 diamanti e ne inserisci 20. Un po' parlare. Musa, intanto lo spirito del soffitto. Lo spirito del soffitto, vabbè. No, io... Ragazzi... Ragazzi, polvere da sparo. Ma li hai sterminati? Certo, li ho sterminati. Che domanda? Spirito, chi sei? Lo spirito del controsoffitto. Come ti chiami? Anna. Da dove vieni? Che cosa vuoi da noi? Avete 6 diamanti? No. Dobbiamo darti dei diamanti? Voglio un soffitto nuovo, più grande. Aspetti, sei uno spirito del controsoffitto. Ci penso io. Sparisci. Vabbè, io vado, eh. Io vado con gli spiriti. Ho ucciso lo spirito del conto soffitto. No. Come 10? 10. Ah, scamma di più a quanto fa. Grazie di tabaccheria a Napoli. Di quanto sei sotto? Non parla bene. Meno 10. Non esulta nemmeno, ormai è troppo annichilito, ragazzi, per esultare. Niente, ragazzi, è diventato lo streamer medio di Twitch Italia, no! Ti giuro, lo scoppio quel locale di gatti. No, No, stanotte si fanno dei diamanti, domani di live solo. Oh, comunque 328 spettatori. Fermo zitto, fammi fare uno spin per la fortuna. Cioè, non mi dici diamanti, non c'è. Pure. È entrato in loop lui. Meno 20. Dammene altri. Primo messaggio nella chat. Ma questa cosa rispetta le linee guida? Sì. Oddio, ha vinto! Ha recuperato tutto quello che ha perso prima. Che fa ora? Continua? Certo. È bello. Fai molle. Sì, infatti. Tenuto mirabolante. E soltanto avessi dei
non so perché era così, ma anche io non puoi ridere. Portami da bere. Portami da bere, aspetta, porta da bere. Cosa dovevano fare? Tipo quella macchinetta che cambia il contante in moneta. Tel quelli che anche mettevi l'oro ti dà tipo in proporzione il diamante. Il diamante? Il cambio valuta. Qualcuno ad accendere una sigaretta. Una sigaretta purtroppo. Me la slot la bicicletta in moneta. E da prima che sta spinnando. Attivi la sigaretta. Ce l'ho le sigarette. Non cazzo. Ci sono ancora le sigarette. Manca solo quelle per colmare. Bene, tieni quelli che sono rimasti. Arrivederci, signor Giacomo. Sì, signori, io devo andare. Ci vediamo mercoledì. Mercoledì. Si prende una Befagol. Una Besodol. Sì, una bella sigaretta io da fare adesso. Lui! È lui! È lui! Cosa c'hai? C'hai Gesù in mano? Ma sì, lo porto sempre con me ormai. Ma le balestre stanno qua in armi. Prendi quelle lì e disenchanti. Vabbè, ma te la puoi costruire. Tanto non è che ci mette molto. No, mi volevo tenere i materiali, Pasqua. Ma scusa, quali materiali? No, volevo mantenere i materiali. Non ho capito. Serviranno quei materiali, no? Ah, capisci? Sì, per Pandora 4, certo. Che fai, non te li conservi? Per Pandora 4 ne serviranno tanti di materiali. Mamma mia, non mi ci far pensare. Ma sono tutti napoletani. Ma sono tutti napoletani. Sono tutti napoletani, sì. Ma come? È l'invasione Napoli. Ma che è successo? A Buchi, l'Ender c'è. Non possiamo ammazzare i nostri fratelli. Più in realtà sì, penso che... Però noi abbiamo una morale. Quindi 7-8-9 Ender c'è. Bene. Guarda, prenditi due Ender Chest, piate pure sto mending, piate questo, vai come cazzo te pare a te. Ma tieniti pure tutto, bucchina al mamma, ti scrivo da guarda. Merda, mazza merda. Piate pure un totem, vaffanculo, dai, su. Vuoi pure una granata, faccio esplodere tutti, boom! Piate sta granata, piate sta granata. Vi piace, piate sta granata. Posso porconare quando mi pare adesso. Abbiamo Gesù. No, San Gennaro che protegge. Ma chi è Gesù, non è San Gennaro. A chi facciamo a Red Aereo? Forse c'è M là sopra. Eren e M. Io vado a cambiarmi, non mi piace se veste così. Ma come ti permetti? Come no? Poi vieni attaccata. Siamo come i piglin. Se non vediamo il vestito di Napoli attacchiamo. Andiamo a alta borghesia. Alta borghesia. Ma che cazzo fuori. È? Esci fuori. Bombardamento a tappeto. Fatti vedere. Aia. Te la sei cercata. Il bombardamento napoletano. Bombe napoletane. Bombe napoletane. È sparita. Ha debilitato il totem. Io l'avevo appena dato. Ecco, dentro le poste. Salve, eccola, mani in alto. Questa è una rapina. Cosa? Noi siamo a fare la rapina qua. Come questa è una rapina? Noi facciamo la rapina. È tempo di andare dai fichi della montagna. Chissà dov'è Emerald. Andiamo a vedere se è là. Non vedo nessuno da queste parti. Fondateci tutto. Non mi sembra che ci siano. Cosa sono qui? Finito. Cos'è questa macchina infernale incredibile? Io non l'ho ancora capito. È al giorno 3. Non capisco a che cazzo serve sta roba. Sono là sotto. Ma sono lì. Andiamo, andiamo. Arrendetevi subito! Napoli, Napoli... Forza Napoli! Che cazzo sta succedendo? Che cazzo succede? Stiamo rompendo l'universo. Stavate aggiustando distruggendo la casa, ragazzi. Ma che è successo? No, stiamo ribaltando. Ribaltando. Dobbiamo assolutamente finire in tempo, se no l'universo esplode. Secondo me esplode proprio perché... Anche io ho una cosa da fare. Una cosa che andava fatta fin dall'inizio dei tempi. Andiamo! Ah, sono fatti con le scale. Ma noi non frega un cazzo, dico bene. Ogni clocks. Non proprio quello che volevo fare.
Ma io ti conosco, ti ho già visto da qualche parte. Sono il dottor Junkenstein. Ho solamente 15 stack di TNT, non mi basteranno mai. No, impossibile. Non so cosa devi fare, ma sono pochi. Guarda cosa sto facendo. Guarda che cosa teneva in queste casse. Wow! C'hanno più cerpame di casa mia. Gianco, sto vloggando il mio primo giorno di scuola. E questo voi ce l'avete? Amico, ma che cazzo. Tieni Pasqua. Dice che è più bello questo. Poi è bianco. Se finalmente è ancora più cowboy questo. Siamo il team dei cowboy napoletani. Che roba incredibile che sono state vendute all'Emporio quest'anno. Sono un po' altolocato adesso. Mi sembra bello spendere i soldi qui come dei cretini sulle slots. Vince, spendili in questi soldi. Sono sempre ben spesi. Prego, un bacino anche qui, per lei. Ormai non serve più un cazzo. Sei tagliato la testa con la siring. Le coordinate, Vince, andiamo alle coordinate. Non ci sono. Ma come non ci sono? Ha detto che avevi comprato. Ha detto che c'era un barile. Dov'è il barile? Barile di merda. Adesso è un po' esagerato però chiamare così un barile. Ce l'ho. 6.000, 5.664. Seguiteci, signori. Ma che cosa c'è questa coordinata? E che ne so io? Ho comprato un dungeon, poi. Ah, che bel pattume, quindi. Non vedo più niente. Cosa sta succedendo? Non carica il mondo. Vince, mi senti? Ho crashato io, no? Sono Franzo, mi sente? Ma come cazzo? Ma io non. Sta esplodendo tutto. Non so cosa sto facendo. Io mi vedo volare per terra. Tra un po' si ribaggerà. Ecco, già vedi che non carica. Sì, sì. Aia, contro cosa ho sbattuto? Ho sbattuto contro il bordo del mondo. Ok, 6.000 e 5.600 hai detto. Sì. Sono quasi. È arrivato da Gianco. Hello! Allora, per entrare in questo coso bisogna entrare da qua, da qui sotto. Ah, pensavo volessimo fare un buco nel tetto. No, non però. Si può. Guarda. Ah, beh, si può uscire. Anubis. Come Anubis? Dio. Il dio. Il dio. Bagniamo da sotto. Ah, si entra? Si entra da qua. Ah, da qua. Oddio! È Anubis! Male. No, non è Anubis. Sparate! Bello, lagoso, come piace a noi. Se trovate delle casse con degli orologi, prendete gli orologi. Vabbè, certo, il nostro lavoro è gli orologi. Oh, the champion! The champion. No, the il campione, no! Oh, mi sta scassando di botte questo. Occhio al campione! Franzo. Ma chi mi sta attaccando? Oddio! È il campione che attacca, tipo, danno ad aria. Ma non lo vedo! Raga, mi sta shottando e non riesco a muovermi. Allora, attacchiamo con l'accetta questo, che ha rotto un po' il cazzo di parare. Oddio! Ma è il campione! È lui il campione! Quello là in fondo. Campione. Ha ucciso il campione. No, il campione no. E dove è il campione? No, raga, è sopra, è sopra. No, c'era via non server, c'era via non server. Addio. Ma forse è finita Pandora. È finito? Era questo. Magari è finito così. Quando faccio il campo del boss. Allora, il boss è qua sopra. Più gli orologi qua. Oddio, è fortissimo. Ma quanto fa male il campione? Aia, porca zozza. No, non lag peggio di prima. Sì, sì. Io intanto ho aia! Le orecchie! Ha più male alle orecchie che l'armatura lui. Ma le frecce non vanno. Questo è Nasus Apidio, buono. Quello che mi ha fatto è quello che mi ha fatto vincere la BCS. Quando le cose le frecce sono delle diapositive all'improvviso. Sono slide di PowerPoint, raga. Ma si è addormentato adesso. Ma ragazzi, oh, via. Menatelo! Oh, non tira. Ho fatto il 360. Ah, non capisco. Stupido. Oh, ma che è sto Franzo, sta facendo la pose. No, ma è solo scappato, tranquilli, poi torna. Ah, ah, ok. È andato back un attimo a comprare nuovi oggetti. Ok, fermati immobile. A posto. Non ti fare domande, procedi. Adesso torniamo al villaggio in maniera legit, così volando nel niente. Esatto. Sì, sì, sì. Ma quindi cioè, tu ti sei suicidato, Vince? Certo. Hai perso tutto? Ma che perso? No. Cosa sto vedendo? No, spazio-tempo, stavo rompendo il gioco, altro che... Pasqua, guarda Scampi, si è rotto i crociati. La bandiera. Ma c'è un pene, ma sta cadendo le... Oddio, cosa, sono dei meteoriti lagosissimi. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo, ragazzi? Oh mio Dio, aia, cos'è? C'è un pene nella bandiera del Napoli in tutto ciò.
Questo è perché abbiamo flippato a casa di Poldo. Che cazzo sta succedendo? Ragazzi, la pizzeria è aperta. Io... Chi vuole una pizza? Ma io volentieri. Oggi metto a prezzo. Pizze per tutti. Pizze per tutti. Ma dove vanno le pizze? Ma stanno andando via. Ma le pizze? No, le pizze. Oh, Supernova. Arriva un Super Luca. Super Luca, attenzione. Porco Dio. Che cazzo succede? Un grosso buco. Non le cose. Ragazzi, sto morendo di continuo, la prego, che venite. Coglioni quelli che hanno fatto la casa al centro. Sono di davanti per gli altri spin. Dove siamo, raga? C'è Surry! Perché siamo nel mondo di Surry? Tutti questi episodi che vedete da qui fino a quando non torno dall'America sono pre-registrati, ovviamente, perché in America da non compiamo. Ma perché Surry c'ha i beacon e noi non li abbiamo potuti avere per tre mesi? Tommy, io mi rubo il beacon. Griffatina. Di qua. Yes! Scusa, dov'è il nuovo spawner? Perché non ci sono più i raggi che vanno in aria? Probabilmente Surry l'ha fatto tipo 14 anni prima di me, però questo è il nuovo spawner prova di Itis, chiaramente. Esatto. Questa baracca in mezzo al mare schifosa di quarzo. C'ha un cazzo, ma non c'è niente. Ha picchiato! Ha picchiato! Surry violento! Abbiamo il titolo clickbait. Avevo delle... No! Il tetamoto! Che sono vivo blocco di terra. Parlando di Ender per i blocchi di terra. Adesso ci penso io a Surry, tranquilli ragazzi. Dove sta scavando la terra? Ecco qua, Surry. Porco... Oh my god, io non lo conosco. È caduto giù. Ah, porco, è caduto giù. Fammi togliere subito. Sono arrivato. Su vi grabbo io, stronzi. No, non fare il fagiolino, dai. Li devo conservare, non si possono utilizzare. Cazzo, oddio. Pasquale tiene la nerchia che in confronto a quella di vostro padre. Sono le mie nuove ciabatte, ragazzi, guardate. Le nuove ciabatte, che belle. Oddio. Così. No, raga, questa è l'arena di Dragon Ball Super. Raga, c'è la rana maledetta. No, dove? Ecco. Bro, no. È quello che ci ha distrutto l'emporio. No, Bocelli. Ho visto una cosa brutta già. No, la fine. Applausi. Papi. Bravi tutti. Devi uscire a Pandora 4. Oppure forse il DLC. Boh. Porca la stagione 4 compri diamanti con Satisfay. Ci vediamo nella stagione 4, ragazzi. Ciao ragazzi, all'anno prossimo.